Presenti, poi man mano, visto che il tavolo dei relatori è abbastanza lungo, per questo li presenteremo man mano che gli passeremo la parola. Tema di quest'anno che è stato scelto, di questo seminario, è il pecorino di Filiano Dop tra lingua blu e prospettive del PSR 2014-2020. Prima di entrare nel vivo dei lavori, io però passerei come invito la parola al sindaco di Filiano, Francesco Santoro. Sindaco, so che quest'anno avete fatto uno sforzo, quello di invitare comunque i sindaci dell'areale, che sono 30 comuni che partecipano alla produzione del pecorino. È un nuovo percorso? Intanto grazie, buonasera a tutti e a nome mio personale dell'amministrazione che rappresento il benvenuto a tutti qui a Filiano, anche a chi magari come il dottor Borello è stato per la prima volta qui che viene a Filiano. Io saluto tutti gli intervenuti a partire dai rappresentanti del Consorzio del Pecorino di Filiano con cui ci siamo interfacciati per l'organizzazione di questa 43esima edizione. Ringrazio l'assessore Luca Braia con il quale ci siamo visti poco fa nella sala consiliare, abbiamo fatto un incontro, io direi un ottimo incontro con i produttori dell'area, quindi anche per capire un po' quelle che sono le problematiche. Saluto il sottosegretario Vito De Filippo che conoscete tutti, il dottor Borrello, direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, il dottor Giovanni Battista Copicchio, direttore generale dell'ASP, il dottor, anche qui seduto al tavolo, Vito Copicchio, direttore Dipartimento Sanità e Benessere Animale dell'ASP di Potenza. Saluto le organizzazioni dei produttori, non li elenco perché rischierei di fare brutte figure saltandone poi magari qualcuno. E saluto poi i sindaci dell'area del pecorino presenti in sala. Diceva giustamente la dottoressa De Meo, noi quest'anno dal primo momento che ci siamo insediati, quindi pensando alla sagra, alla 43esima sagra del pecorino, ci siamo in un certo senso posti una domanda, e cioè siamo alla 43esima edizione e immaginiamo alla sagra del pecorino tra magari 10 anni, e quindi ci siamo posti questa domanda e abbiamo, dopo una serie di ragionamenti, abbiamo ritenuto necessario riprendere un po' un'iniziativa che magari sarà stata fatta forse l'ultima volta non tantissimo tempo fa, e personalmente ho contattato telefonicamente tutti e 30, noi siamo il 30esimo, quindi tutti e 29 i sindaci dell'area del pecorino, proprio perché io penso che oggi il momento in cui che stiamo vivendo noi tutti, ma anche quindi il settore zootecnico e quindi anche del pecorino, è sicuramente un momento che è caratterizzato da una profonda crisi del settore, però anche allo stesso tempo è anche vero che dall'altra parte quindi abbiamo anche la forza della DOP, perché come sapete appunto il pecorino di Filiano ha il marchio DOP, e quindi da un lato quindi abbiamo la crisi del settore, dall'altro abbiamo il marchio DOP che è un sinonimo di garanzia per quanto riguarda la qualità dei consumatori. Poi ci siamo anche resi conto che in questo momento noi abbiamo la necessità di, non dico di migliorare, ma forse anche creare proprio economia rurale, quindi valorizzare tutto il territorio, a partire dal territorio dell'area del pecorino di Filiano, quindi il territorio circostante, ma il territorio poi di tutta la Basilicata. Allora, in che modo? Oggi io credo che sia arrivato il momento necessario di fare rete, di fare gruppo.
Perché se è vero come è vero che fare il gruppo, l'unione fa la forza, beh, io allora non ho trovato, non ho visto occasione migliore, quella del Pagolino, per cercare di creare una sorta di rete tra i vari comuni dell'area, di fare di gruppo, di stare insieme, in modo che da avere una forza anche politica per chiedere ai nostri amministratori, quindi per chiedere ai nostri, a chi amministra, appunto chi governa la nostra regione, di in un certo senso venire incontro e quindi di dialogare con i territori e in un certo senso, quindi, come in questo caso, il Pecorino, andare verso i produttori, quindi cercare di ascoltare i territori, capire le problematiche dei produttori, dei territori e quindi avviare una sorta di programmazione in vista anche della programmazione 2014-2020, quindi tutti insieme possiamo, abbiamo più forze, più voci per chiedere una programmazione migliore, una programmazione più equilibrata che risponda alle esigenze dei territori, dei produttori e magari una programmazione che vada un po', si discosti un po' da quella precedente, magari pensiamo ai famosi finanziamenti e contributi anche dati un po' a pioggia. Quindi abbiamo appunto ritenuto fondamentale coinvolgere tutti i comuni perché magari partire dal Pecorino di Filiano, dal Pecorino di Filiano, arrivare eventualmente anche alla creazione di sinergie e comunque di percorsi integrati in vista, che so, del percorsi enogastronomici, turistici e in vista soprattutto di Matera 2019, perché correggetemi se sbaglio, dopo l'Expo 2015 il prossimo evento è Matera 2019 a livello nazionale. Quindi abbiamo appunto il nostro impegno, va in questo senso, sin da ora chiediamo, e qui da questa sera chiediamo all'assessore, visto la presenza, di creare appunto una programmazione più vicina a noi tutti e in modo che comunque abbiamo un sostegno alle imprese e anche soprattutto a chi volesse avvicinarsi al settore, perché si è parlato tanto di una crisi dell'occupazione. E allora vedere tanti giovani, tanti ragazzi anche miei coetanei che magari vogliono intraprendere questa attività in questo settore, però poi dover rinunciare per mancanza proprio di sostegno e quindi poi essere costretti a lasciare la nostra regione è veramente desolante. Quindi io sono sicuro che dall'incontro di questa sera, dalla discussione che ci sarà, ci sarà un ottimo dibattito, riscontro e anche delle risposte, visto il titolo anche del seminario, a proprio quello che è l'approccio che noi vogliamo dare. Quindi io vi auguro un buon proseguimento anche poi con la serata tra gli stand. Grazie. Parlava di rete tra i comuni, ma so che sarà fatto un ulteriore sforzo e questo lo chiedo all'assessore all'agricoltura del comune di Filiano, Luciano Colucci, quello di eventualmente invogliare anche gli allevatori, gli imprenditori zootecnici a fare rete fra di loro. Buonasera a tutti. Infatti un primo passo cercato di farlo chiamandoli tutti quanti, cercando di chiamare e contattare direttamente questi almeno un parte di questi produttori. Non ci sono riuscito a tutti perché purtroppo il tempo a disposizione non era tantissimo, però un primo passo l'ho fatto e mi sono ripromesso di andare possibilmente quanto prima a trovarle nelle proprie aziende per rendermi conto di quali sono le loro criticità principalmente. Allora, posso fare il mio intervento così tolgo? L'importante è che i tempi siano europei. Allora, come ha detto dal sindaco, siamo giunti alla 43esima edizione della Sagra del Pecorino di Filiano. È un ringraziamento doveroso a chi tanti anni fa la ideò e mi riferisco al compianto professor Giuseppe Summa e a tutte le amministrazioni comunali che nel tempo si sono succedute. Un ringraziamento ai comuni dell'area di produzione e al consorzio per la tutela di questo squisito prodotto, consorzio che in sinergia dell'amministrazione comunale di Filiano in primis e delle altre amministrazioni locali e regionali si sono assunte l'onere di organizzare questo evento. Ovviamente ciò non sarebbe stato possibile senza la preziosa collaborazione degli allevatori e produttori che come sempre partecipano sia al seminario e saranno presenti anche in queste due serate espositive lungo il corso. Esaurita questa fase pur importante di ringraziamenti e di saluti, ritengo doveroso soffermarmi, sebbene per sommi capi, su problematiche sulle quali chiedo a tutti di fare una serena riflessione, sul da farsi anche affinché
dalla prossima edizione venga pensata un'impostazione diversa e comunque finalizzata a migliorare ed incrementare qualitativamente il prodotto ed eliminare o quantomeno ridurre le criticità che hanno indotto molti allevatori a non aderire al consorzio e conseguentemente a non certificare il proprio prodotto. Il danno di immagine ed economico è evidente a tutti. Un prodotto ottenuto rispettando il disciplinare di produzione ha una valenza di mercato certamente diversa da quella ottenuta in maniera diversa e con metodi tradizionali. In che modo possiamo ovviare? Lavorando principalmente in sinergia con il consorzio, offrendo opportunità serie e concrete ai produttori, utilizzando al meglio le risorse finanziarie della nuova programmazione europea. E qui faccio appello, come mi ha preceduto il sindaco, ai nostri ospiti politici affinché possano elaborare una buona programmazione, come ad esempio primi insediamenti in agricoltura per i giovani sotto i 40 anni, incentivando la cooperazione tra allevatori, come le OP, migliorando geneticamente gli ovini presenti in azienda e perché no, prestare la necessaria assistenza alle aziende su più fronti, commercializzazione dei prodotti, gestione aziendale e quant'altro. Noi non possiamo permetterci di perdere questa opportunità, impegniamoci perciò tutti affinché i nostri allevatori del comparto lattiero caseari, e quando dico i nostri mi riferisco a tutti i comuni dell'area di produzione del pecorino, possano usufruire del sostegno economico previsto dalla nuova programmazione europea. Siamo tutti consapevoli che la situazione economica del Paese non è delle migliori. Sappiamo anche che fare impresa oggi, soprattutto nel comparto agricolo, non è facile, anzi tutt'altro. Però è altrettanto evidente che gli agricoltori, per la loro natura, sono gli ultimi ad arrendersi ed è nostro dovere, per quanto possibile e consentito, sostenerli. Noi come amministrazioni locali siamo consapevoli del ruolo cui siamo chiamati. L'impegno che assumiamo è quello di metterci a disposizione totale degli allevatori o produttori e siamo disponibili sin d'ora a lavorare insieme al consorzio per cercare di ovviare a queste problematiche. Ritengo a tal proposito opportuno mettere a frutto le esperienze acquisite nel corso degli anni da tanti enti pubblici che hanno dedicato e dedicano tempo e risorse a questo importante settore. Mi riferisco in modo particolare al Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata, agli enti e o agenzie regionali, alle associazioni di allevatori e tutti coloro i quali presentano la propria opera per migliorare le condizioni di vita degli imprenditori agricoli impegnati nel settore. Un esempio per tutti, e di questo ne può dare atto il sottosegretario De Filippo, me ne può dare, avendo egli stesso nell'esercizio del proprio mandato politico e come assessore e come presidente della giunta regionale, aver legiferato in materia e l'aver saputo utilizzare i fondi, benché non sufficienti, che l'Unione Europea ha messo a disposizione sia per l'assistenza tecnica sia per l'adeguamento igienico-sanitario delle strutture zootecniche. Sono consapevole che tutto ciò non è sufficiente per convincere soprattutto i giovani ad intraprendere questa attività imprenditoriale, certamente impegnativa, però è nostro dovere schierarci a fianco di chi già esercita questo mestiere e di coloro che intendono farlo. Sintetizzando, lasciando a chi mi seguirà il compito di trattare con maggiore autorevolezza del sottoscritto gli aspetti puramente tecnici del tema del seminario, ritengo che per il futuro prossimo, se di futuro vogliamo parlare, dobbiamo trovare nell'autonomia e nel rispetto dei propri ruoli la necessaria leale collaborazione tra le amministrazioni comunali dell'area di produzione ed il consorzio per la tutela del pecorino DOC di Fidano, senza la quale a mio avviso ogni iniziativa rimarrebbe fine a se stessa e quindi priva di qualsiasi riscontro positivo. Sono certo che il consorzio, che conoscendo la sensibilità dei suoi organi direttivi, con i quali peraltro conserviamo buoni rapporti, vorrà in futuro lavorare insieme per conseguire i risultati che gli allevatori attendono ormai da troppo tempo. Chiedo scusa se mi sono divulgato troppo, ma era mio dovere in qualità di assessore al ramo evidenziare le criticità e formulare, come spero, proposte per cercare di eliminarle. Infine mi associo al sindaco nel ringraziare tutti per aver aderito al nostro invito e ringrazio gli imprenditori locali, gli amministratori e le autorità presenti al tavolo e in sala. Grazie, buona continuazione. Grazie. Abbiamo ascoltato dell'importanza di consorziarsi e io a questo proposito chiederei al presidente del consorzio per la tutela del pecorino di Fidano DOP, Luigi Zocale, quanto è importante consorziarsi anche in vista della nuova programmazione che incentiva le OP. Partendo dal presupposto che è fondamentale
ed è anche imperativo associarsi, perché con la prossima programmazione, se non facciamo le OP, non abbiamo nemmeno diritto ad accedere ai contributi eventualmente ai bandi. No, è relativo, ma è così, insomma. Quindi saremo obbligati a farlo. Ma l'aspetto più importante è culturale. Noi viviamo una realtà di questa regione che è disgregata dal punto di vista sociale. È una regione che è molto individualista, difficilmente si riesce a mettere due persone insieme, e stare messi insieme dopo 15 giorni ci hanno litigato. Questo ce lo insegna anche eventualmente i dati che ci danno sui divorzi che ci sono in questa regione, che diversamente come si pensa c'è qualche punto in più rispetto alla Lombardia, al Piemonte e a qualche altra cosa. Questo è il segnale che ci danno. Oh, che cosa facciamo? Abbiamo gli strumenti, no, è così. Abbiamo gli strumenti, possiamo naturalmente fare sintesi rispetto a quello che è necessario fare. In primis dobbiamo iniziare a fare scuola di cultura di impresa agricola, perché è fondamentale. Noi abbiamo un'università, abbiamo un know-how universitario che può darci un, come dire, un sostegno fortissimo rispetto ad organizzare dei corsi di formazione per fare impresa agricola ai giovani, sia che frequentino la facoltà di agraria o di scienze forestali o quant'altro, ma a tutti coloro i quali hanno voglia di imparare a fare gli agricoltori. Perché molto spesso non ci si inventa imprenditori così semplici. No, assolutamente, ci sono degli elementi fondanti che solo ed esclusivamente una scuola di alta qualità può darti degli elementi di base per poter partire a fare impresa. Perché se io voglio fare impresa, però non ho un pezzo di terra, voglio fare l'agricoltura, non ho un pezzo di terra, non ho un asino, non ho una pecora, non ho una mucca, come faccio a fare impresa? Allora, l'unico elemento che mi può dare per quanto riguarda per mettere su un'impresa, per fare una start-up, è l'università, che ha il know-how, ha l'esperienza, ha la capacità di accompagnarti anche a fare impresa. Io credo che può essere un elemento fondamentale che dobbiamo utilizzare. Fino ad oggi, l'abbiamo detto già qualche anno fa, però non l'abbiamo mai utilizzato. Ma anche io che faccio impresa, se non ho la capacità di rinnovarmi e quindi di aggiornarmi, di seguire corsi di formazione, di aggiornamenti rispetto a quello che è il mercato, che può essere la finanza, che può essere qualsiasi settore del settore imprenditoriale, beh, io rimango chiuso nella mia azienda, ma però non conosco poi i sistemi finanziari come funzionano, non conosco eventualmente il mercato da quale parte va, non conosco niente e rimango lì a fare il contadino, non l'impresa agricola. E quindi è qui che dobbiamo partire a creare cultura di impresa, soprattutto nei giovani, perché sono loro la forza preponderante nei prossimi 5 anni, 7 anni di questa programmazione, che noi dobbiamo puntare a far entrare in questo settore. Questo per non farlo morire, per cercare di mantenere, come dire, un livello medio di presenza di ruralità. Sì, l'assessore ha detto che questa è una regione rurale a prescindere. No, non è così. È diventata negli ultimi anni una regione cittadina. Tutti puntano a vivere a Potenza, tutti puntano a vivere a Matera e nessuno più punta a vivere in campagna, come lo sto facendo io da 25 anni, isolato naturalmente. Mi sono fatto pure la strada per conto mio, con i soldi miei, per poterci arrivare naturalmente, che non ci potevo nemmeno arrivare. E allora, se partiamo da presupposti fondanti, che abbiamo la necessità di preparare anche i giovani, che probabilmente hanno anche un patrimonio già in tasca, perché vengono da famiglie di agricoltori, ma che però fanno i medici, fanno gli avvocati, o fanno anche gli agronomi, ma però non fanno gli agricoltori, fanno i liberi professionisti, ma non fanno gli agricoltori. Dobbiamo dar loro gli elementi primari per poter far capire che è possibile fare imprese, fare utile, fare quindi business economico facendo l'agricoltore o l'allevatore. E dobbiamo mettere in su tutti gli strumenti necessari, a partire dal Dipartimento, a partire dall'Associazione Regionale Allevatori, che deve dare servizi essenziali per quanto riguarda il sistema zootecnico, perché stanno facendo degli sforzi, ma ancora non è necessario, perché è fondamentale, perché se io devo pagare un veterinario
didascalia mi costerà 150 euro a visita, se invece ho una convenzione con l'ARA probabilmente mi costerà 20 euro a visita in azienda il veterinario, non di più. E altro anche, noi abbiamo fatto grandi cose con le vecchie APA, però siamo ridotti invece all'osso negli ultimi anni e abbiamo i minimi di servizi essenziali che le aziende servono. Ma dobbiamo anche far capire che è possibile innovarsi, non solo tecnologicamente comprando il trattore o attrezzatura nuova, ma innovandosi nelle colture che si fanno in agricoltura, perché non è necessario fare sempre ed esclusivamente grano duro oppure qualche altra cosa, no. Ci sono tante altre novità che stanno emergendo dal punto di vista produttivo, che danno maggiore reddito anche rispetto a quello che danno il grano e altro, per poter far reddito. E allora si ritorna sempre a bomba. Cosa facciamo? Bene, la prima cosa è mettere insieme le forze che abbiamo a disposizione. Due, per quanto riguarda il pecorino di Figliano, io ritengo che all'interno dell'areale il potenziale c'è. E purtroppo manca quel collante e anche di fiducia, di reciproca fiducia tra i partner per poter stare insieme. Se ci sentiamo, come dire, rubati, stando vicino l'uno all'altro, diventa complicatissimo poi fare un'attività di questo tipo. E vi porto una mia esperienza. Io da solo produco il pecorino di Figliano, io ce l'ho venduto da un anno all'altro. Se l'ho prenotato l'anno prima, mi raccomando, conservami i 100 kg di formaggio perché a me serve. Faccio ristorazione, alta ristorazione, faccio negozi specializzati, faccio reddito e c'è un'azienda che funziona e che hanno, ci sono 14 unità lavorative. Ditemi voi se in questa regione c'è un'azienda agricola, zootecnica, con 14 unità lavorative. Dove diversificare? Un pezzo di agriturismo, un pezzo di agricoltura, un pezzo di energia. Manderemo da te gli allevatori per fare formazione allora. Sì, è fondamentale. No, non da me. All'università abbiamo gli strumenti, abbiamo i luoghi idonei per poterlo fare, perché è importante fare questo. Io non mi sento mai preparato, nonostante una lunga esperienza, dico sempre che ho qualcosa da imparare domani. Cioè stasera imparo qualche altra cosa, domani imparerò qualche altra cosa. E continuo, la formazione è continua, giorno per giorno, attimo per attimo. Se perdi un attimo, sei già dietro, sei già fuori. E quindi non bisogna perdere su queste occasioni. Quindi io non ritengo, perché abbiamo già fatto un'altra riunione, abbiamo detto un sacco di cose, credo che c'è l'assessore che dirà le cose che dovrà dire, naturalmente ci aspettiamo da lui una sintesi e una capacità anche di far capire qual è l'idea di progetto, di programma nei prossimi 7 anni che la Regione dovrà mettere in campo. E poi naturalmente c'è un ex assessore all'agricoltura, devo dire con piacere anche, che è stato un ottimo assessore perché ha speso tutti i soldi che avevamo a disposizione, andavamo lì a chiedere ancora altro, ha detto sono finiti i soldi, non possiamo spendere più niente. Questo è quello che ci riguarda. Quindi rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo anche di dare, come dire, sostegno. Chi è anziano naturalmente c'è un ricambio, la possibilità di ricambio generazionale. Io naturalmente faccio una domanda molto banale, se volete. Il ricambio generazionale, quindi il primo insediamento, io non lo farei con una premialità di 10.000, 20.000, 30.000 euro. No, io per 5 anni, se è possibile naturalmente dal punto di vista legislativo con le norme comunitarie, io darei uno stipendio per 5 anni a un giovane che si insedia e che per 5 anni sta lì e lavora. Probabilmente si sente più sicuro perché comunque ha un reddito certo per poter vivere e poi avrai maggior tempo per dedicarsi a mettere su una struttura che può naturalmente farla funzionare in maniera adeguata. Grazie. È un concetto forse un po' che forza nell'ultima proposta, tra quella di dare uno stipendio, altrimenti non incentiviamo più i giovani produttori. Però abbiamo visto un po' la faccia dell'assessore Luca Fraia, a questo punto gli passiamo la palla a lui così ci può rispondere in merito per quanto riguarda la prossima programmazione. Assessore.
Assessore, io le faccio anche un'altra domanda, considerando che diciamo che prende posto. Dopo ci accingeremo a parlare della parte prettamente sanitaria, per questo entreremo un po' più nello specifico, se nella prossima programmazione ci sono delle misure preventive per malattie tipo quella che andremo ad affrontare come la lingua blu. Grazie. Tanto grazie dell'invito, ringrazio veramente il sindaco per avermi dato anche la possibilità di organizzare un incontro prima con gli agricoltori dell'area, e credo che sia stato molto utile fare un preincontro, anche perché mi scuso già in anticipo con la platea, dovrò andare via subito dopo l'intervento, perché ho una serie di impegni anche un po' su Matera, dove andare a Montescaglioso, ancora il giro è lungo. Però diciamo è chiaro che l'occasione è troppo ghiotta per non dare alcune indicazioni, chiaramente non potrò spiegare tutta la nuova programmazione, non ho il tempo in questo momento, si rischierebbe di andare lunghissimo, ma le prime risposte, l'intervento iniziale, intanto benvenuto anche al presidente, l'ex presidente di De Filippo, e al professore che conosco per la prima volta, che magari non ascolterò, e quindi prego già fin d'ora di potervi dare la relazione, magari così servirà a me molto per il proseguo della mia attività, e insomma però è troppo ghiotta per poter dare qualche indicazione, intanto qualche risposta. La definizione di ruralità non è una definizione che mi invento io, è la Comunità Europea definisce la Basilicata 100% rurale, e questo è un dato inconfutabile, che poi noi non interpretiamo o non abbiamo interpretato fino ad oggi. Il 100% della ruralità in una declinazione diciamo di sviluppo, questa è un'altrettanta verità al quale credo che bisognerebbe mettere riparo, ragion per cui dai 3 mesi che sono in dipartimento non ho perso tempo rispetto ad alcuni aspetti che credo in cui il più centrale è esattamente quello di dialogare col presidente, e avendo preso consapevolezza di quello che è il grandissimo potenziale che questo settore ha in questa regione, di aver chiesto al presidente di avviare un dibattito anche all'interno della nostra maggioranza e in consiglio, per poter condividere un concetto che è quello di tornare a mettere l'agricoltura in una dimensione assolutamente centrale rispetto alle politiche di sviluppo della nostra regione. Io credo che in passato qualche errore è stato compiuto, l'agricoltura ha sicuramente vissuto momenti importanti in questa regione, il presidente De Filippo è sicuramente è stato uno degli esempi positivi di impegno in questo settore, ma è innegabile che nel rapporto quantità di denaro investito e percorso di sviluppo fatto dal settore negli anni, anche in riferimento alle altre regioni e anche alle altre regioni d'Europa, sicuramente il dato non è incoraggiante. Pertanto le criticità che ancora oggi rispetto anche a queste prime settimane di lavoro che ci sono e sono in elenco sono tantissime, qui ci sono validi rappresentanti del mondo di tutta l'articolazione del settore, dall'allevamento ma anche delle produzioni vegetali, e ci sono associazioni di categorie, ci sono esponenti del mondo della ricerca, e insomma non è incontro che faccio in cui non mi viene declinato un decalogo di difficoltà, che è un settore chiaramente in difficoltà anche rispetto al mondo, ma in Basilicata probabilmente queste difficoltà sono ancora maggiori, ragion per cui per caratteristiche, per carattere, per modalità di affrontare le questioni, io l'approccio è assolutamente inclusivo, assolutamente di coraggio, di confronto con le associazioni, con tutte le agenzie di questo settore e con tutti coloro che si occupano di questa vicenda, ma con cui mi approccio con un unico obiettivo, quello A, di dirci la verità, B, di mettere in campo proposte e soluzioni, 3, di cercarle queste soluzioni e di attuarle. Io non intendo passare il ruolo da assessore all'agricoltura né per prendermi uno stipendio né per passare il tempo. Io ho voglia di lavorare in un settore che è in difficoltà, che ha grandissime potenzialità, in un momento strategico straordinario, che è quello della nuova programmazione comunitaria e di una nuova centralità che il mondo dà all'agricoltura in questo momento. E l'Expo
è una grande occasione, ci dà la possibilità di discutere su temi centrali, riporta l'agroalimentare al centro, diciamo, della problematica mondiale insieme al tema della sostenibilità. Sono le due parole chiave sulle quali la base di CATA, per parlare di strategia e di visione, lo dico all'amico Zoccari, l'amico Zuccari, credo che noi dobbiamo invece ripiegare. La base di CATA deve tornare ad essere, diciamo, ad essere una regione, in qualche modo una regione laboratorio che abbia che si caratterizzi per un concetto che oggi significa tantissimo, che è quello della sostenibilità. Per sostenibilità significa sostenibilità ambientale, significa sostenibilità delle produzioni, significa sostenibilità anche nella capacità diciamo, quello che riusciremo a fare noi in questi anni è che la catena del valore non sia solamente nella parte terminale di chi commercializza o di chi è capace, diciamo, di trasformare, ma che la catena del valore si ripaghi il lavoro soprattutto di chi opera sulla terra. È uno degli elementi fondamentali su cui ci dobbiamo ripiegare. Le politiche che dobbiamo mettere in campo devono guardare soprattutto a chi la terra la lavora e chi il capo lo alleva, fondamentalmente, perché noi abbiamo sprecato tantissime occasioni e oggi la nostra qualità della produzione, con tutti gli sforzi che abbiamo fatto, perché poi noi siamo molto bravi a produrre, ma molto probabilmente, questo ci consegna, diciamo, i dati, siamo molto meno bravi a vendere, molto meno bravi, diciamo, a piazzare il nostro prodotto. E nella migliore occasione, meglio che siamo riusciti a fare, di consegnare mani, ci siamo consegnati mani e piedi, come si dice dalla mia parte, alle grandi centrali che hanno poi preso la nostra straordinaria materia prima, costruita con grande fatica, e hanno fatto il business loro. E la catena del valore purtroppo a noi, diciamo, ci ha dimenticato. Allora, il salto di qualità è un salto di qualità che passa da una consapevolezza e da un altro tema, che è quello della corresponsabilità, Presidente De Filippo. La corresponsabilità è un'altra parola di cui ci siamo dimenticati in questa regione. Siamo stati troppo bravi, diciamo, nel passato a puntare il dito, individuando le responsabilità su una persona, sulla politica, piuttosto che sulle istituzioni. Io credo che sia arrivato il momento, se ci dobbiamo dire la verità e dobbiamo fare il salto di qualità, che ognuno metta la mano alla coscienza e dica che cosa non ha mancato nello svolgimento della propria azione. Se parlo dei consulenti, se parlo degli agronomi, se parlo della ricerca, se parlo delle associazioni di categoria, se parlo degli agricoltori. Perché non aver colto le occasioni che pur una programmazione comunitaria gestita in un contesto magari non efficace, non efficiente come quello che è stato in grado di mettere in piedi la politica, e su questo ne prendo coscienza e sto cercando di lavorare proprio per rendere efficiente l'azione della pubblica amministrazione, e certo è che esperienze come i PIF che si sono alternate, diciamo, in questo territorio non hanno consegnato un salto di qualità sotto questo punto di vista. Eppure sono stati quasi 15 o 16 milioni di euro che i vari PIF nei vari temi si sono stati destinatari di finanziamento, ma i PIF migliori che siamo stati in grado di produrre, lo dico con rammarico e lo dico da questo palco, non, diciamo, senza temere smentite, sono PIF che hanno generato centinaia di progetti, quando l'obiettivo era quello di fare la filiera, è quello di costruire il presupposto in cui ci sia un'economia di costo, ci sia un'aggregazione di offerta, ci sia una capacità di aggredire il mercato per comunicazione, per attività di promozione, di valorizzazione. Proprio in tutti gli elementi siamo mancati, e perché, diciamo, abbiamo pensato a migliorare le singole capacità produttive piuttosto che fare aggregazione di offerte e aggregazione di domande. Questo problema e questa difficoltà non la si può sempre dare come responsabilità all'altro, bisogna provare un salto di qualità. Vogliamo continuare a vivere in questa dimensione? Io non sono disposto, farò di tutto perché questo stato di cose cambi, e chiamo a responsabilità tutti a invertire la tendenza, caro Zoccari, anche te, soprattutto te. Perché non può esistere, diciamo, non possono esistere consorzi come quelli che sono a Sarconi, che sono capaci di fare grandissime sagre e poi riescono e poi aggregano sì e no 6 consorziati. Non si possono fare salti di qualità se poi non c'è una capacità di mettere insieme gli allevatori, se parliamo di latte, di carne, o a mettere insieme i produttori se parliamo di produzione. E lo dico con grande, dicendo, diciamo, sapendo di dire anche cose che magari probabilmente sconterò in termini di rapporti, però
noi non possiamo fare, non possiamo passare i prossimi 7 anni come abbiamo passato i vecchi. Io non so se ci sarà un'altra programmazione comunitaria, io non so se saremo ancora destinatari di centinaia di milioni come siamo destinatari oggi. 680 milioni di euro avremo a disposizione per il FEASR. E se nella vecchia programmazione ne abbiamo avuti 640 e siamo stati capaci, diciamo, a maggio, quando sono entrati, di produrre un potenziale disimpegno di circa 90 milioni di euro, io credo che la responsabilità di questo record negativo non sta solamente da una parte. Certamente i bandi non possono essere più emessi come li abbiamo messi fino ad ora, dobbiamo cercare un modo di mettere bandi del nuovo PSR ciclici, in cui ci sia, diciamo, in cui l'agricoltore, l'allevatore, il produttore sia in condizioni di avere più opportunità da cogliere, più una tempistica, diciamo, ciclica, e non passa l'ultimo treno oggi mai più, e quindi, diciamo, una corsa a fare progetti non so quanto utili al proprio obiettivo, non so quanto funzionali ai propri obiettivi. Allora la ricerca che si inventa qualche progetto, qualche consulente bravo che fa qualche fotocopia, magari si dimentica pure di cambiare la partita IVA, perché vi ripeto che molte situazioni in UECA sono bloccate perché sono partite IVA uguali su progetti differenti. Allora il punto è che sicuramente c'è una pubblica amministrazione che deve fare un grande salto di qualità. Io ho fatto una lotta politica, diciamo, da questo punto di vista. Aurelio lo sa e lo saluto anche perché dà un sostegno, nonostante una posizione differente, sempre costruttiva al processo politico in avanzamento. Io ho voluto che in UECA ci fosse del personale in più, avendo la possibilità di stabilizzare precari da 15 anni. Io ho detto che non può essere, questi precari non possono andare in Alsia, dove già abbiamo difficoltà a definire una mission dopo 7 anni di commissariato, ma abbiamo necessità di rimpolpare da un punto di vista di competenze tecniche un ufficio come l'UECA, che, diciamo, su 50 unità c'ha 25 amministrativi, e poi non abbiamo personale che fa l'istruttoria, abbiamo ritardi straordinari nell'avanzamento dei saldi, delle anticipazioni, nell'avanzamento della spesa. Allora, il punto è, io so esattamente di che cosa sto parlando, così come sto parlando anche di un modello sicuramente più virtuoso che deve essere messo in campo nella relazione tra ricerca e produzione, e bisogna sicuramente riformare, diciamo, far evolvere questo rapporto, dando una missione molto chiara ad Alsia, che la deve, diciamo, smettere di fare poco, deve tornare a fare quello che faceva ai tempi di Vito, e deve tornare, diciamo, ad assumere anche un ruolo fondamentale, in cui non fa solamente divulgazione e disseminazione, mission principale che ormai siamo dimenticati a farla, e io gli affiderò un compito su questo tema, a partire dalla diffusione di cosa significherà il PSR per la nuova programmazione in maniera distribuita a tappeto sul territorio, ma anche una missione di consulenza e di controllo sulle attività di ricerca, per mettere bene in comunicazione il mondo dell'agricoltura col mondo della ricerca, senza che loro devono fare la ricerca, perché la ricerca la deve fare qualcun altro. Un conto è avere un compito di messa in connessione, un conto è svolgere un ruolo, che già sono tanti soggetti che fanno questo, l'università, il CNR, l'INEA, e penso che siano già soggetti sui quali si può lavorare, e le eccellenze vanno sicuramente messe meglio a sistema. C'è uno sforzo da parte della pubblica amministrazione, c'è uno sforzo nell'ambito degli agricoltori. Alle associazioni di categoria li sto chiamando spesso ad assumere un ruolo, un protagonismo anche attivo, tavolo dei controlli, sanno gli operatori di che cosa parla, quindi un tavolo che si occupi di come si può, diciamo, mettere insieme le attività di controllo di soggetti che in atteggiamento quasi vessatorio visitano le aziende sistematicamente, una settimana sì, una settimana no, andando a intercettare problemi e criticità e dando ricette differenti per lo stesso problema. Sicuramente il governo ci dà una mano col fascicolo dei controlli unico, ma non basta, ci vuole, spero che questo riesca a compierlo, ci sia un tavolo unico dei controlli in cui ci sia un team che si vada in giro per le aziende a fare un controllo unico e a dare una ricetta unica per trovare una soluzione. Ma una soluzione spero che non sia solamente, diciamo, per la singola azienda, ma siano soluzioni che possono incrociare anche il concetto dell'aggregazione come soggetto in grado di risolvere il problema. E veniamo al punto finale, poi chiudo, quello che devono essere i saluti, poi rischiano di diventare un intervento.
E credo che qui c'è il senso, diciamo, del convegno, che al netto dell'aspetto sanitario di cui non entro e magari però mi farò carico del problema, per dire che sono stato 2 mesi per risolvere un problema assurdo quanto grave, diciamo, l'ufficio fitosanitario non era in condizioni di fare i controlli, ho avuto difficoltà per 1 mese e mezzo a recuperare 3 macchine e i soldi per il carburante per fare andare in giro gli uffici a fare i controlli, per dirvi come stiamo messi, ma anche lì ci siamo concentrati e abbiamo risolto il problema, come quello per i danni da fauna selvatica, come quelli azzerando i ritardi sul rimborso alle alluvioni che diciamo, aspettavano da 5 anni di avere un punto di conclusione del proprio iter, ma le aggregazioni di produzione e le organizzazioni produttive diventano veramente la sfida ed è l'oggetto di questo convegno. Qui non c'è una regola da rispettare, qui non c'è, diciamo, un'opportunità del mercato, non c'è una regola comunitaria o, diciamo, e come diceva ancora Zuccalli nella sua riflessione, Luigi nella sua riflessione. Se non ci aggreghiamo non prenderemo i soldi dalla comunità europea. Questa equazione sta esattamente nella stessa equazione che ha caratterizzato gli investimenti in agricoltura, anzi la spesa in agricoltura in questi ultimi anni. Abbiamo speso e non investito. Non ci si aggrega per cogliere l'opportunità di un finanziamento. Ci si aggrega se si ha la consapevolezza che o ci si aggrega per ridurre i costi e recuperare un'opportunità di andare a incrociare un mercato che nel frattempo si è organizzato e ha lanciato la sfida ad un livello più alto, oppure non ce la si fa. Piccoli o grandi che siano, i grandi recuperano i piccoli, non devono mangiare i piccoli. Devono recuperarli ad una azione, diciamo, di collegialità. Se c'è un lavoro fatto con il marchio, se c'è un lavoro fatto con questo straordinario prodotto, sarebbe utile alimentare la catena e dare valore alla catena. Qui sembra che facciamo la guerra a noi stessi, senza, diciamo, capire che ormai non c'è rimasto più nulla. Anche qui avete fatto di necessità virtù. Sindaco, io ti do atto dello sforzo che stai facendo, ma lo sforzo lo stai facendo perché hai capito che non c'è più nulla, non c'è più il formaggio. Dobbiamo necessariamente toccare il fondo, per capire, diciamo, che dobbiamo cambiare strada. Su altri settori questo fondo non c'è, ma non aspettiamo che arrivi. Abbiamo una grande occasione da cogliere. La cogliamo se stiamo insieme, le istituzioni, le agenzie, gli agricoltori. E questa è una convinzione che vi deve, diciamo, pervadere. Perché il mondo va così, perché non è solamente una capacità di aggregare l'offerta. Stiamo insieme perché facciamo più prodotto e il prodotto lo collochiamo meglio. Qui c'è un problema di ridurre anche i costi di produzione. E i costi di produzione si riducono quando si fanno gli investimenti complementari, non a fotocopia. Ognuno c'ha ogni agricoltore ha le stesse macchine. Trattori su trattori, io ho bandi, dito. Investimento macchine, 1000 domande. Io sono numeri che in nessuna regione le si registrano. Io comprendo, capisco la necessità, quanto è necessario e quanto è, diciamo, un'occasione da cogliere, a prescindere se poi riesco a sostenerlo, riesco a garantire anche il cofinanziamento, andandomi, diciamo, a opzionare tutto quello che ho costruito in questi anni. Si costruiscono stalle su stalle, si costruiscono mini centrali su mini centrali, non siamo terzi produttori in Italia di grano, di cereali, non abbiamo un pastificio che si rispetti, non abbiamo un mulino che si rispetti, siamo i terzi produttori in Italia, facciamo l'1% della produzione di olio e abbiamo 174 frantoi,
La Puglia ce l'ha 300 e fa il 60% di prodotto olivicolo lucano, di olio in Italia. Sono numeri che ci devono far riflettere. Abbiamo 2.500 allevatori in Basilicata, 2.500 su 85.000 capi di bestiame. E il trend fortunatamente è in miglioramento. È un trend in miglioramento. Sono abbassati il numero, gli allevatori sono aumentati, diciamo, il numero dei capi, ma siamo, diciamo, nella forbice tra 20 e 400, abbiamo il 60% degli allevatori. Sopra i 400 capi abbiamo l'1%. L'1%. E per dirvene una, quell'1%, qualcuno l'ho visitato già, non è, vendendo il latte a Granarolo, che oggi, diciamo, è l'unico che forse riconosce un po' il latte di qualità a noi, ma che da un giorno all'altro riduce di 6-7 centesimi il costo del latte e ti piega in due un'azienda. E io, andandolo a visitare, uno dei due soci mi ha detto: assessore, io i soldi li faccio dalla cacca delle vacche, non le faccio più dal latte. Che da una parte ti lancia un alert, ma dall'altra ti dice che un'occasione è stata colta, perché oggi stare in agricoltura significa, diciamo, comporre il tuo reddito attraverso più attività. Le agroenergie, il turismo rurale, l'agricoltura sociale oggi ti danno altre opportunità, ma la dimensione in cui stiamo è che le aziende più importanti che stanno in questa regione non riescono, nonostante hanno fatto investimenti anche interessanti, non riescono a vivere. Come può vivere uno che ha 20 vacche? Allora il punto non è che tu non puoi mantenere 20 vacche, è che quelle 20 vacche devono alimentare un sistema che deve essere capace di aggregare, di ridurre meno e di far portare valore al proprio prodotto. E sempre più il prodotto deve essere un veicolo per promuovere il nostro territorio, la nostra Basilicata. La presenza nelle fiere, negli eventi, queste occasioni devono essere occasioni per discutere, per arrivare a delle determinazioni, altrimenti siamo nella contraddizione più totale. Ragion per cui io il Vinitaly non arrivo a prenotare lo stand 10 giorni prima sapendo che ho solo speso 150.000 euro l'anno, ma lo prenoto oggi lo stand, se ho deciso che la fiera del Vinitaly è importante per il settore vitivinicolo lucano, e oggi ho 6 mesi per organizzare e preparare una fiera, una presenza in fiera, per andare a intercettare i buyer, per creare valore al mio prodotto, per organizzare qualche evento intorno a quella presenza, perché dobbiamo uscire dalla logica della spesa ed entrare in quella degli investimenti. E investimenti per noi non significa andare nella grande distribuzione, che non saremo mai capaci di andare a intercettare, significa stare nella nicchia, per una nicchia di qualità che dia valore a tutta la catena. E la nicchia oggi nel mondo sono numeri che a noi ci fanno paura. Per dire di nicchia, io ho visitato un caseificio, diciamo, a Gorgoglione, che fa 25 pedane, diciamo, di formaggio all'anno. Gli hanno chiesto in America, sempre nella nicchia, perché è riuscito a entrare in quei 25.000, sempre nella nicchia, solo che il mercato è quello americano. Quindi il punto non è la capacità, diciamo, di fare il prodotto, è la convinzione di poter farlo nel miglior costo, sapendo che quel miglior costo non lo devi riversare nel mercato, perché devi essere capace di tenere la qualità, quindi il marchio, quindi il controllo, quindi tutto ciò che a noi serve per mantenere e essere identitari in quella produzione. Ma deve servire per ridurre i costi, organizzarsi, significa ridurre i costi, significa aggregare meglio il mercato per avere un margine maggiore di importo da poter riversare sui nostri produttori, perché se vanno via i produttori dalla terra, per noi in Basilicata, Presidente, è finita. Noi dobbiamo spendere 200 milioni di euro sul dissesto idrogeologico, quando, diciamo, grande azione, grande attività di ruolo di manutentore del territorio lo devono svolgere gli agricoltori, perché lo fanno quotidianamente. E noi dobbiamo fare un investimento importante, dobbiamo fare un accordo con la BEI per prendere 200 milioni di euro e provare a mettere un po' in sanità, diciamo, in bonus un sistema, diciamo, lucano che ormai è distrutto. E chiudo sull'ultima, un ultimo elemento che può veramente cambiare, diciamo, la logica con cui affrontiamo questa nuova fase nel segmento agricolo, che non è solo agricolo, perché oggi nella mia delega c'è anche quella della forestazione. Qui c'è Severino Romano, c'è Romano, il professore universitario che abbiamo coinvolto in termini di università per studiare una riforma
che per la Basilicata sarà epocale, Aurelio. Io poi la sfida la lanceremo. Io provocatore sono, poi alla fine mi pago pure le conseguenze. Ma non è possibile che per, diciamo, noi spendiamo 60 milioni di euro l'anno nel tema della forestazione, di cui quasi la metà sono, diciamo, su fondi europei, e non possiamo mettere in campo un processo di valorizzazione, di messa a valore di un patrimonio che è di 350.000 ettari su 1 milione, un terzo del nostro territorio è foresta. Dalle altre parti fanno i soldi con le agroenergie, con la filiera del legno, fanno i soldi con la biomassa, fanno soldi con gli scarti, diciamo. E noi non riusciamo a portare a valore quello che è un patrimonio incredibile, che per noi determina solamente debito. Io credo che sia arrivato il momento di lanciare la sfida. Uno, perché non abbiamo più soldi dall'Unione Europea, uno perché non abbiamo più soldi neanche di bilancio per poter mantenere 6.000 forestali che correttamente e giustamente devono essere mantenuti in un ciclo però virtuoso e non vizioso. Nel tentativo nei prossimi anni sembra di bilanciare sempre di più questa catena, che questa volta, che in questo momento è meno 60 da X anni. Proviamo con un piccolo modello sulla costa ionica, fra qualche settimana facciamo una manifestazione di interesse, laddove spendavamo 600.000 euro l'anno per mantenere qualche decina di ettari di pineta, ne puliamo 850 entro giugno 2016 e i soldi, invece di pagarli, li incasseremo per il giorno, perché ci sono i privati che sono pronti a pulire centinaia di ettari, a prendere il sottobosco, a fare pellets, a fare business con l'agroenergia. Per ora lo facciamo fare a loro su un sistema che testiamo a modo di modello, e poi sulla restante parte la facciamo con la regione Basilicata. C'è un modo nuovo di vedere, diciamo, le politiche agroforestali in questa regione? È vero che il polo a Matera abbiamo utilizzato legno per tanti anni in quello che è diventato il polo del Salotto, e non siamo stati capaci, diciamo, di utilizzare il nostro patrimonio forestale per fare un quintale di abete. Ne abbiamo consumate tonnellate. E abbiamo i piani di assestamento che non si realizzano. Ma attenzione, qui la responsabilità non è solamente della politica, che sicuramente con decisione deve cambiare strada. Ma c'è un salto di qualità anche nell'istanza dei cittadini, che deve chiedere non per sé, ma deve chiedere per tutti. Se chiede, diciamo, azioni che vanno verso, diciamo, una risoluzione di un problema più complessivo, e usciamo dalla dinamica ti do se mi dai, ed entriamo in un'altra dinamica, che è quella che l'unica che ci può dare una prospettiva, perché non c'è petrolio che tenga. Che noi il petrolio, diciamo, è un'opportunità che abbiamo fatto bene accoglierla, e forse facciamo bene accoglierla ancora nei prossimi anni, ma solo se la utilizziamo per una transizione verso un altro mondo ci può consegnare, anche nella sordità nazionale che negli anni passati ha caratterizzato il rapporto tra il governo regionale e quello nazionale, cosa che oggi forse speriamo cambi anche questo paradigma. E su questo bisogna dare atto ai ruoli e alla funzione che svolgono in questo momento i parlamentari, che comunque ci consegnano un'opportunità, un'attenzione diversa rispetto a questo territorio, rispetto a quello che è stato nel passato. Ma o la viviamo in un'altra dimensione, o altrimenti per noi non esiste. Pertanto io, quando mi ha visto Iran, e chiudo su questo, di fare la testa così, l'idea di dare al giovane che va in agricoltura uno stipendio per 5 anni, io impazzisco. Io non sono l'assessore che farà mai questa cosa, ve lo dico, mi dimetto. Perché il tema è che al giovane d'agricoltura bisogna fargli capire le opportunità in un contesto efficiente, di istituzioni che sono veloci nel fare le cose, che danno le opportunità se siamo in grado di farle, ma che devono imparare a vivere in questo mondo, a stando insieme e accettando le sfide culturali. Perché questa comunità si è addormentata sulla logica dell'assistenzialismo, salvo di svegliarsi quando siamo vicini a essere dei funghi. Io a questa logica non ci sto, con molto coraggio lo dico, e qua la politica deve fare, diciamo, una scelta, è evidente. E quando io su questo ragionamento che ho fatto nel mio dipartimento raccolgo, diciamo, una condivisione complessiva, e anche lo sforzo, che non è uno sforzo mio, diventa uno sforzo di dipartimento, che si sente coinvolto nella sfida e mi accompagna anche nelle presenze,
perché vuole mettere la faccia e vuole cogliere la sfida, sapendo che c'è un soggetto che lavora dalla mattina alla sera a cercare di raggiungere questo obiettivo. È una sfida che però vuole un'energia che vogliamo, diciamo, far sì che diventi un'energia per tutti. Quindi io, diciamo, chiudo il mio intervento, scusatemi se ho, diciamo, abusato anche del tempo, per dirvi che non sono assolutamente, né mi sento sconfitto, né mi sento, diciamo, in una barca che sta affondando. Io mi sento, diciamo, con una responsabilità che sono sicuro che se rimarrà solamente nel mio campo non produrrà risultati, ma che se sarà capace di convincere tutti che si può traguardare un mondo diverso, se si affrontano le dinamiche con una modalità differente, io penso che ce la possiamo assolutamente fare. Questo è il momento per rendersi conto degli errori fatti e di svoltare definitivamente. Sono disponibile a fare 100.000 incontri di giorno e di notte, sindaco, per poter rimettere in piedi la filiera del pecorino filiano. Quindi, diciamo, sfondi una porta aperta su questo, lo sto facendo sull'olio, forse si forma il primo consorzio lucano dell'olio, riusciamo a mettere tutti i produttori intorno, tutte le OP intorno ad un unico obiettivo, e lo farò con i cereali, e lo farò con la carne, sapendo che, attenzione, quello che non faremo noi, il sistema, Vito De Filippo mi ha insegnato tante cose, diciamo, anche, diciamo, nel suo fare filosofico mi ha dato tanti spunti importanti di riflessione, peccato che poi qualche strada, diciamo, l'abbiamo divisa. Ma attenti, in economia non esiste uno spazio che rimane vuoto. Quello che non occupiamo noi, lo occupano gli altri. Mettetevelo in testa. E io non vi dico le decine di persone che vengono nel mio dipartimento a chiedere di fare business in questo territorio. Se parliamo di allevamento, se parliamo di linea vacca vitello, soccide, cose, destra, sinistra, di tutto di più. Attenti, perché non possiamo, diciamo, svincolare, non date la responsabilità poi a chi mette in piedi, diciamo, processi bandi, perché sono norme comunitarie che non ti consentono di blindare il finanziamento a Lucano, per intenderci. Le opportunità sono 100.000, saremo attenti, saremo efficaci, efficienti, proveremo ad essere, diciamo, più collegiali possibili per definire le strategie, ma a un certo punto qualcuno qualcosa la fa. E se quel qualcuno qualcosa, che quel qualcuno non siamo lucani, sarà un'altra occasione persa. Ecco perché non c'è più tempo da perdere. E non dobbiamo aspettare, diciamo, l'uscita dei bandi per organizzarci. La strada è già tracciata. E attenti a non perdere questa che potrebbe veramente essere l'ultima delle opportunità. Grazie. Grazie, assessore. Non abbiamo messo la clessidra perché la domanda era abbastanza complessa, visto che riguardava la programmazione 2014-2020. Adesso entriamo nella seconda parte del nostro seminario, però chiedo agli ospiti di essere prendere molto tempo, altrimenti entreremo nella seconda parte che riguarda prettamente l'aspetto sanitario, e io andrei subito a presentare il direttore generale dell'ASP, Giovanni Battista Bochicchio, da poco direttore di questa importante azienda sanitaria. Salutiamo l'assessore Praia. Oltretutto conoscitore del territorio, in quanto è di Filiano, è stato direttore sanitario del CROB primario di Venosa, per questo ha una lunga esperienza nel settore. Sicuramente l'equivalenza sta bene l'uomo, se sta bene l'animale è importante. Dunque, quali sono, in vista anche di una riorganizzazione del modello dell'ASP, le novità che potrà annunciarci questa sera? Buonasera a tutti. Insomma, è con una qualche emozione ritornare nel paese di origine, in cui per la verità sono stato un po' ospite per meno tempo rispetto a Venosa, che mi ospita negli ultimi anni,
che comunque ancora riesco in qualche modo a riconoscere i volti, le facce, le persone, di molti. Molti addirittura sono stati i miei pazienti quando esercitavo la professione di medico di base in questo paese, e oggi mi sono stati presentati degli adulti che erano bambini quando io cominciavo a muovere i primi passi nella professione medica. È evidente che l'azienda sanitaria ha fra i propri compiti, quello principale, un'azienda sanitaria territoriale, quella della prevenzione. Ed è normale che se i cittadini non si accorgono che le cose, voglio dire, se non si accorgono di nulla nel loro vivere quotidiano, nel loro procedere, mentre tutto va bene, c'è qualcuno che sorveglia su tutte le attività antropiche perché queste, in un modo o nell'altro, non siano poi, non producano danni per l'uomo stesso. E questo è uno dei compiti del Dipartimento della Prevenzione, che la Basilicata ha voluto addirittura separare il Dipartimento della Prevenzione Animale e il Dipartimento della Prevenzione Umana, proprio per dare maggiore specificità a questo settore. Io per la verità sono rimasto scosso e allo stesso tempo appassionato dall'intervento di Luca Braia, che un poco mi ha preso, Presidente, mi ha preso perché ho colto nelle parole un'ansia propositiva che vorrei che anche noi nel nostro procedere, Vito, poi tu farai il tuo intervento, sia fatta nostra. Cioè, mi sono chiesto nella nostra attività, mi chiedevo mentre Luca parlava, nella nostra attività quotidiana e nell'attività del Dipartimento, quante volte la nostra attività si svolge in forma pedagogica, vorrei dire, in una formulazione, in una relazione, per cui i nostri allevatori, la nostra zootecnia è capace di crescere e accrescere il proprio know-how attraverso la presenza costante di chi dovrebbe controllare e sorvegliare. E se l'azione del Dipartimento qualche volta, in maniera anche inopportuna, non sia soltanto di controllo, qualche volta anche di sopraffazione rispetto a determinate attività che con tanta fatica gli imprenditori cercano di svolgere. La domanda è molto imbarazzante, sai benissimo che ci sono dei riferimenti precisi ai quali mi sto rivolgendo. E quindi l'azione che sto portando avanti in questi giorni è quello di far capire un poco a tutti il senso della responsabilità e della corresponsabilità a cui ci richiamava lo stesso Luca Braia nel suo pensiero. Responsabilità significa che ognuno di noi può veramente fare qualcosa prima ancora che siamo gli altri ad esercitare le funzioni superiori. E oggi ancora più di ieri, perché la relazione è una relazione che ha risvolti economici importanti in una situazione in cui lo Stato centrale ci chiede di fare di più e meglio con meno risorse. E questo riguarda tutta quanta la nostra azione quotidiana, quindi anche il Dipartimento di Prevenzione. Però se non faccio, come faccio tutti i giorni, questo richiamo forte alla responsabilità di ciascuno su questi temi, probabilmente c'è molta dispersione di risorse, a cui Renzi ogni volta ci richiama, che io ritengo che in larga parte sia vera per quelle che sono le mie conoscenze oggi e sulla quale dobbiamo nei prossimi giorni, mesi, agire e conseguire risultati. Quindi io, come direttore di questa azienda, i nostri allevatori non ci devono vedere come l'altra parte, ma ci devono vedere dalla stessa parte, come le persone che quotidianamente sono al loro fianco per facilitare il loro percorso, non per creare difficoltà. Io sto facendo un censimento a tua insaputa su tutte le cose che fai il tuo dipartimento e sui controlli e su quante volte le persone sono controllate nel tempo, le aziende, eccetera, eccetera, per cercare di capire attraverso questa fotografia che cosa succede. Qualcuno viene a riferirmi che alcuni allevatori sono visitati più volte di altri e questo non deve poter succedere. E da questo punto di vista sono un direttore generale dirompente, come Luca Braia. Anche io, invece che pontificare, denuncio sinceramente che forse alcune cose non vanno, e certamente la strada sulla quale dobbiamo incamminarci è questa: facilitare i percorsi, aiutare i nostri allevatori, stare al loro fianco e non essere sentiti come gli avversari, come quelli che creano ostacoli. Su questo, voglio dire, in questo modo mi sto muovendo, in questo modo intendo andare avanti. Buonasera.
di maggio Careggio ha dato alcuni dati sui matrimoni, sui divorzi. Adesso invece chiediamo al dottor Vito Bocchicchio, che è direttore del Dipartimento Sanità e Benessere Animale dell'ASP di Potenza, alcuni dati sul patrimonio zootecnico e anche alcune date che hanno segnato comunque la Plutone. Buonasera a tutti, naturalmente. Dati e date. Braia, l'assessore, ha detto il numero dei capi delle aziende. Il direttore mi ha invitato ad essere più bravo, potrei diciamo finire qui l'intervento. La risposta con immediatezza alla domanda di Iran. Noi come Regione Basilicata, mentre per i bovini non rappresentiamo quasi niente, siamo Marcello al 16° posto in Italia per numero di aziende e al 17° posto come numero di capi. Per quanto riguarda invece il comparto ovicaprino, il discorso cambia totalmente. Siamo la 6ª regione in Italia per numero di aziende e siamo la 7ª regione in Italia per numero di capi ovicaprini. Siamo praticamente dietro soltanto alla Sicilia, alla Sardegna, al Lazio, alla Toscana, parliamo di regioni abbastanza grandi. Per i bovini invece siamo soltanto davanti alla Valle d'Aosta, all'Abruzzo e al Molise, quindi siamo diciamo messi male. Però nell'analisi di questi dati, senza fare annoiarvi più di tanto, va fatta una lettura più particolare. Noi siamo fra le regioni in Italia, la regione che ha il più alto numero di aziende che vede la presenza di almeno un capo bovino. Per gli addetti ai lavori, qui ne vedo tanti, oltre anche ai tanti colleghi, questo ha un significato particolare, che fa il paio con quello che ha detto prima l'assessore. Noi siamo una regione plurale. E vi assicuro che avere tantissime aziende dove c'è almeno la presenza di un bovino significa tutta una serie di cose. Sulle date, Iran, sicuramente tutti noi, quelli che siamo più anziani, meno giovani, ricorderemo un film, 2001, Odissea nello spazio, questo bellissimo film di Stanley Kubrick che io ho visto più di qualche volta. Bene, non so se nel 2001 l'Odissea nello spazio è successa, è avvenuta, perché io non sono un esperto di queste questioni stellari, ma sicuramente l'Odissea, direttore Borrello e sottosegretario De Filippo, nel 2001 nella zootecnia è avvenuta, perché ad aprile 2001, in virtù di un'applicazione di una decisione dell'Unione Europea, l'ottimo nostro Ministero a sua volta una disposizione e cambia l'Italia. L'Italia viene divisa in zone di protezione e sorveglianza, la Basilicata e tutta la parte della provincia di Salerno diventa zona di sorveglianza e per questa malattia che è comparsa in Sardegna, che per la prima volta che a noi ci hanno fatto studiare all'università, per cui della malattia non dico niente, diversamente il nostro professore preside, ora direttore dello zooprofilattico, Cane Bonavoglia, mi bastonerebbe per quanto ne sa lui, ma questa malattia che era esotica compare in Sardegna e succede questo. L'Italia viene divisa, la Basilicata con l'idea di diventare zona cuscinetto viene bloccata e ogni movimentazione non più resa possibile. All'interno poi di queste zone ci facciamo direttori i vari quadranti con all'interno tutta una serie di attività di piani di sorveglianza. Vaccinazione con i 4 sieritipi di allora, 2, 4, 9 e 16, e qui mi collego all'intervento del mio direttore generale, problemi con il mondo degli allevatori. Nonostante questi problemi, noi riusciamo come Regione Basilicata, in virtù di quell'approccio, il mio direttore generale, che già dal 2001 esisteva, avevamo e che orgogliosamente rivendico con il mondo degli allevatori,
a vaccinare quasi il 100% del nostro patrimonio bovino. Gerardo Salvatore, che stava col pennino a fare le somme, può confermare, proprio in virtù dell'ottimo rapporto. Vacciniamo tutti questi bovini, abbiamo risolto il problema. No, perché la lingua blu, il moscerino e il virus si industriano e da quattro serotipi ne diventano poi, ne scopriamo, arrivano 26 serotipi. L'odissea consiste, Iran, nel fatto che, nonostante questi sforzi, nonostante la disponibilità dei nostri allevatori e nonostante la copiosa normativa prodotta dal 2000 ad oggi, io ho fatto un rapido calcolo, direttore Borrello, fra le disposizioni ministeriali, quelle europee e quelle regionali, in 14 anni siamo a circa 225 fra direttive, regolamenti, ordinanze, disposizioni e DGR. Io credo che pochissime altre malattie abbiano avuto nell'arco di così breve tempo, 14 anni in fondo, una così copiosa produzione di normative, che a volte servono, sono giuste, perché vanno a rimodificare alcuni territori, eccetera. Ma sicuramente questa odissea è avvenuta. Oggi, fortunatamente, con lo sforzo fatto dal Ministero della Salute, con i vari tavoli, con i vari incontri, la situazione è, diciamo, migliorata. In sostanza è possibile lo spostamento degli animali, è possibile la vendita e l'acquisto anche per vita, e disponiamo ancora attualmente, questo grazie alla regione Basilicata, del vaccino, per cui sostanzialmente con la vaccinazione, che non è più il vaccino vivo attenuato del 2001, che pure qualche danno a suo tempo fece, ma è un vaccino spento, per cui l'allevatore deve essere più, accoglierci ancora meglio, più disponibile. Un'ultima cosa, al mio direttore generale, ma anche alla sottosegretaria Di Filippo. Il legislatore, a mio avviso, quando fa le leggi, a volte le fa per bene. In Italia esiste un decreto che si chiama, denominato Campo Libero. Le organizzazioni professionali agricole di Stefano in prima fila, è stato il primo a saperlo, l'ho telefonato, la stessa associazione, la Coldiretti, ho chiamato, come ho chiamato la Coldiretti Agricoltura. Bene, esiste questo decreto, viene istituito a livello nazionale, dottor Borrello, primo diceva il sottosegretario, un registro unico dei controlli che deve essere messo sul web. In sostanza, io prima di andare nell'azienda di Zucale vado a vedere, e se vedo che la settimana prima da Zucale c'è stato il NAS o la forestale o il NOE, qualcosa, io dovrei avere un atteggiamento diverso. Ma questo decreto campo libero, e mi rivolgo agli agricoltori, dice una cosa bellissima: i controlli vanno fatti compatibilmente con le attività agricole. Mi spiego. Per una settimana c'è stato vento, non ho potuto disserbare. Oggi c'è il sole, calma piatta, si presenta Vito Pochitti di turno, dice bloccate tutto perché dobbiamo fare il controllo. No, l'allevatore, l'agricoltore potrà dire assolutamente no. Una settimana c'è stato il vento, oggi c'è bel tempo, io devo disserbare, tu ritorni un altro giorno. Tutto questo è già legge. Ripeto, il decreto si chiama campo libero. È una legge, quindi per cui non ci sono, diciamo. Poi è sempre rivolto al mio direttore generale, perché io il posto non lo vorrei conservare, già, non è perché siamo di Siriano, ma non vorrei che. Come il Papa. Per cui, come il Papa. Va bene. Oltre a dire, non è che voglio dire agli allevatori difendetevi, no, però ti assicuro che quello che tu chiami e che posso, come dire, manifestare, testimoniare, essere stato già parte del tuo primo incontro di insediamento, quando ci hai incontrato i dipartimenti e collegi di direzione, il tuo consiglio dei ministri, come a volte lo chiami, ci hai detto la tua, diciamo, la tua idea di direzione, in parte, nella maggior parte, il servizio veterinario, più che altri servizi, lo hanno sempre fatto. Quello che è stato, diciamo, per alcuni versi, un'azione a volte proprio formativa,
tanto che altri organi, che pure esistono e sono importanti, dicono che noi siamo troppo collaborativi, quando invece dovremmo essere un po' più cattivi. Tu stai monitorando il numero delle visite in alcune aziende. Io ho monitorato un'altra cosa, il numero dei verbali o degli illeciti amministrativi che purtroppo altri organi hanno fatto nella nostra regione. Nel solo tempo che va, ti risparmio gli anni dal 2010 ad oggi, ma da gennaio adesso siamo a circa 300 illeciti amministrativi per somme che superano i 400.000 euro e che i nostri allevatori, i nostri agricoltori dovranno essere chiamati, diciamo, a pagare. È indubbio che a volte questo tipo di azione produce dei frutti, ma anche qui la maggior parte degli illeciti amministrativi, qualora l'agricoltore o il contadino lo commette la prima volta, sempre quel famoso legislatore che pure ci ha fatto vaccinare quei 4 istituti per Moringa Blu, ha previsto il cosiddetto ravvedimento operoso, per cui, diciamo, continuiamo con quella che è l'azione collaborativa e formativa. La nostra azienda sanitaria, proprio perché è diventata ASP unica, io mi auguro che questo atteggiamento possa, come dire, essere virtuoso in tutto il nostro territorio, e invito tutti gli agricoltori presenti, tutti i colleghi presenti che saluto naturalmente, ad approfittare di questa occasione di avere qui a Figliano la presenza del direttore generale dei servizi veterinari e del farmaco veterinario, che io dico, ho detto sempre, abbiamo la fortuna di averlo, perché è un collega veterinario che ha fatto tutta la carriera possibile. Nasce come veterinario condotto, diventa direttore generale dei servizi veterinari. Sicuramente siamo di fronte a una persona, a qualcuno che conosce benissimo le eventuali esigenze e problematiche che il nostro settore, proprio perché è complesso, di sicuro ce ne andrà. Non ho detto che di approfittare della presenza di Vito De Filippo, perché lo conosciamo tutti, e ricordo ancora oggi ai tanti classificatori presenti, a Sabino eccetera, che se noi oggi possiamo fare la ricotta, possiamo fare il formaggio in Basilicata, in deroga a quelle che sono le norme pur restrittive dell'Unione Europea, dottor Borrell, lo dobbiamo a una legge, la legge 1 del 1999, voluta e che recava la firma di Vito De Filippo. Io mi fermo e vi ringrazio. Vito mi ha già anticipato, ha presentato già lui il direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, Silvio Borrello. Noi la ringraziamo per essere qui questa sera a Figliano e sicuramente potremo ascoltare da lei la sua esperienza nel campo sanitario e dell'igiene sanitaria. Direttore, il 2001 sembrava un anno che sembra così lontano, questo odissea, eppure non è terminata, perché se è vero che nel 2001 c'è stato il primo caso di lingua blu, però la normativa restrittiva comunque causa una serie di difficoltà, almeno da quello che ascoltavo anche prima nell'incontro più riservato tecnico. Grazie, buonasera a tutti. Io devo ringraziare innanzitutto il sottosegretario di Stato Vito De Filippo per avermi coinvolto piacevolmente in questo incontro. Come è mio solito, a me piace sentire, ascoltare, partecipare a questi incontri, perché, come sono solito dire, spesso da Roma, prima eravamo come direzione generale dei servizi veterinari al 12° piano, spesso non si vedono le realtà locali, però è anche vero che a livello locale non si vedono quelli che sono gli obblighi, i vincoli internazionali. Quindi queste opportunità permettono assolutamente di conoscere e far capire quali sono le problematiche del territorio e le problematiche a livello internazionale.
Parlare di Bletong non è un compito facile, perché è stato detto, scritto, è stato ricordato che ci sono stati più di 200 interventi tra note, circolari, decisioni comunitarie e quant'altro. Perché è una malattia che era considerata, l'avevamo studiato sui libri di scuola, esotica, ma che ancora continua ad essere per la maggior parte dei paesi una malattia esotica. L'Organismo Internazionale delle Epizoozie la considera come malattia esotica, quindi non possiamo sognarci o pensare di farci una legislazione nazionale, perché non faremo altro che limitare quelle che sono le possibilità di esportazione, di commercializzazione anche dei prodotti al di fuori di quello che è il territorio italiano. Quindi quello che noi dobbiamo fare è lavorare insieme, mondo agricolo, mondo sanitario, per trovare delle soluzioni che siano le più idonee possibili, però in linea con quelle che sono le norme comunitarie. Non è che le norme comunitarie noi non le possiamo cambiare. E mi sembra che nel corso degli anni, dal 2001 al 2015, qualche cosa è stato fatto, perché da misure estremamente rigorose, quali erano quelle dell'abbattimento degli animali, del blocco, eccetera, eccetera, adesso progressivamente si è arrivati anche ad una progressiva liberalizzazione della movimentazione, progressiva liberalizzazione, non libera movimentazione, purtroppo. Ne sono consapevole, ne abbiamo parlato prima con qualcuno quando si diceva delle difficoltà, dei danni economici e quant'altro. Però se andate sul sito dell'Unione Europea o sul sito del Ministero o dell'Istituto di Teramo, che è il nostro centro di referenza, vi accorgerete qual è la mappa della situazione della Bletong in Europa. Colpisce tutta la fascia mediterranea. E quindi gli altri paesi, quelli che stanno al nord, vogliono avere sicurezza. Pensate a quello che può essere il rigore della Germania, dei Paesi Bassi, dell'Olanda, del Regno Unito e quant'altro. Allora, il regolamento stesso, e entro nel vivo, dà delle possibilità della movimentazione, le stiamo studiando, ci stiamo lavorando insieme, abbiamo interpellato il centro di referenza, l'Istituto Superiore di Sanità e infine il Consiglio Superiore di Sanità. Siamo partiti dall'anno scorso, anche a seguito della richiesta dei presidenti delle regioni che avevano scritto al ministro chiedendo che, guardate che è estremamente importante, le regioni che sono estremamente sensibili a quella che è la propria autonomia gestionale, che a fronte di una malattia si vedono in qualche modo di dover affidare a qualcuno il coordinamento e chiedono al Ministero della Salute di trovare delle soluzioni che soddisfino quelle che sono le esigenze delle aree geografiche del sud Italia con quelle del nord. Perché voi ricorderete che attualmente è così, alcune regioni del nord hanno adottato delle politiche di non accettazione degli animali se non a determinate condizioni. E cosa abbiamo fatto? Dopo un tavolo tecnico con i colleghi delle regioni abbiamo proposto un'ordinanza ministeriale che ancora non ha visto la luce, ma vi spiegherò bene i motivi per cui stiamo tardando in questa ordinanza ministeriale, che andrà a disciplinare tanto la vaccinazione quanto una migliore movimentazione degli animali. È stato detto che ci sono una serie di varianti del virus. Praticamente l'uno è presente dal Po in giù, però c'è il sierotipo 4 che era iniziato in Puglia, poi ha colpito la Calabria e quindi c'è un'estrema attenzione, ma la sierovariante 4 è presente nei Balcani,
in Croazia e quant'altro. Abbiamo le incertezze che ci vengono dai paesi del Mediterraneo, quindi bisogna ricorrere naturalmente a delle politiche vaccinali per difendere i nostri allevamenti. Politiche vaccinali che hanno due problemi essenziali: quello dei costi del vaccino, e quindi molte regioni si sono trovate in difficoltà per sostenere le campagne vaccinali. Qualcuna l'ha fatto e ha avuto anche degli ottimi risultati, e lo ricordava a Vito, la stessa Basilicata, che vaccinando al 100% aveva risolto il problema. E poi dopo, agli insetti non si comanda, bisogna in qualche modo controllarli. Si è trovata nuovamente coinvolta in questa cosa. La Sardegna ha fatto altrettanto. Altre regioni che non hanno vaccinato hanno avuto un'esplosione. Allora, cosa abbiamo pensato? Tenuto conto di quello che era il parere dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo, di preparare una campagna obbligatoria al 100% degli animali sensibili su tutto il territorio nazionale. Però i costi, e come Ministero abbiamo deciso di fare a meno di un piccolo tesoretto che era stato riservato per le emergenze e metterla a disposizione per la campagna vaccinale. Quindi per il primo anno di vaccinazione il 75-80% delle spese del costo del vaccino sarà sostenuto direttamente dal Ministero della Salute. Le regioni però dovranno in qualche modo associarsi, consorziarsi per l'acquisto del vaccino. Perché non abbiamo voluto farlo noi come Ministero? Perché sennò veramente andavamo a incidere quella che è l'autonomia delle regioni stesse. Quindi noi li rimborsiamo. L'altro fattore condizionante è che a fronte di queste sierovarianti non possiamo dire vacciniamo adesso con il virus contro il sierotipo 1 e 4 e poi domani può succedere l'ingresso di qualche e non abbiamo i tempi. Voi sapete come amministratori pubblici che dobbiamo rispettare le regole dei contratti, che devono essere sopra una certa cifra, bisogna fare il bando europeo. Sindaco mi insegnerà, i bandi europei richiedono tempi e tempi che sono incompatibili con la lotta contro le malattie. Allora, abbiamo trovato, stiamo cercando di trovare una soluzione che permetta l'affidamento diretto con tutti i rischi connessi di un tale affidamento, però volevamo in qualche modo essere sicuri che questa nostra idea fosse compatibile con la normativa nazionale, soprattutto con la legge sull'anticorruzione, e abbiamo trasmesso il provvedimento a Cantone, che ancora è un mese e mezzo che ancora non ci ha dato una risposta. Noi contiamo di averla, abbiamo sollecitato più volte, contiamo di averla al più presto. Dopo di questo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e potrà partire la campagna di vaccinazione. L'altra cosa che potevamo fare, e vi devo dire che con una fantasia creativa che è tutta nostra, abbiamo fatto un provvedimento dirigenziale, l'ho firmato io, in cui si dà la facoltà alle associazioni allevatoriali di procedere all'acquisto dei vaccini e fare effettuare la vaccinazione dei capi che si spostano per la movimentazione da veterinari che in qualche modo sono convenzionati. Quindi la vera novità è questa, e questo mi sembra che abbia risolto molti problemi. So che ci sono altre questioni che riguardano i tempi di macellazione degli animali, le 24 ore e quant'altro. Allora, tutto questo
può essere in qualche modo affrontato serenamente a un tavolo di discussione in cui partecipano tutte le regioni. Da parte nostra, come Ministero della Salute, siamo disponibili anche a rivedere le famose 24 ore, perché la normativa comunitaria ce ne dà la facoltà, però bisogna valutare quello che è il rischio e intervenire. Questi mi sembra che siano i temi che vi stanno particolarmente a cuore. L'altro tema che incidentalmente ho ascoltato è quello dei controlli. Troppi controlli, gli allevatori ricevono prima la visita dei servizi veterinari, poi della forestale, poi del NAS e quant'altro. Io vorrei ricordare che in attuazione del regolamento comunitario sui controlli ufficiali, dal 2007 è in vigore un piano nazionale integrato dei controlli, che doveva mettere allo stesso tavolo tutte le autorità competenti, fare un piano coordinato a livello nazionale, che poi a livello regionale le stesse autorità dovevano dare applicazione. E non vi dico le difficoltà, perché ognuno era in qualche modo geloso dei costi. Poi dopo sono intervenute anche le prefetture, però all'interno delle prefetture io penso che siano i servizi di prevenzione, gli assessorati regionali alla sanità, d'accordo con gli assessorati regionali all'agricoltura, che si devono fare promotori di questi incontri, non farsi scippare da altre autorità che vedono in generale. Quindi noi abbiamo accettato di buon cuore quello che era il registro unico, ma il registro unico deve partire da un'attenta programmazione dei controlli. Se poi questi controlli vengono messi in un sistema unico, che potrebbe essere quello delle anagrafi, che esiste e che mettiamo a disposizione, perché noi abbiamo il censimento delle anagrafi delle aziende agricole, perché detengono gli animali, quindi basta parlarsi, sedersi attorno allo stesso tavolo e non avere più gelosie, perché ancora adesso ci sono queste gelosie. È quello che non fa funzionare l'attività del piano stesso integrato dei controlli. Io mi fermerei qua, perché penso di aver detto. Considerando che stiamo parlando di una malattia, io vorrei invitare per un breve saluto il direttore dell'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata, Canio Buonavoglia, a intervenire. Grazie. Buonasera, grazie. Saluto tutti, saluto il sottosegretario, i colleghi. Il mio è un intervento imprevisto e non programmato. Due minuti per salutare i tanti colleghi, i tanti allevatori e per puntualizzare qualcosa a proposito della Blue Tongue. Una cosa importante, sì, ci sono problemi, difficoltà, ma è la Blue Tongue che è una malattia complicata. Così come tante altre malattie, quali l'AIDS, ha cambiato i comportamenti, le abitudini sessuali dell'uomo. Il terrorismo ha cambiato le abitudini del nostro modo di viaggiare in aereo, rendendoci tutto molto più complicato. La Blue Tongue ha cambiato tante situazioni negli allevamenti. E il Ministero, i servizi veterinari hanno fatto tanto, stanno facendo tanto, partendo da considerazioni oggettive che gli allevatori devono tenere presenti. La Blue Tongue è una malattia complessa, può essere causata da 26 virus diversi e noi non sappiamo quali arriveranno quest'anno, quali arriveranno l'anno prossimo. Questo è il primo problema, enorme. Il secondo, la qualità dei vaccini. Gli allevatori hanno pagato lo scotto tanti anni fa dell'unico vaccino in quel momento disponibile su scala mondiale,
e l'Italia giustamente fece scorta di quel vaccino per fronteggiare questo virus, ma era un virus attivo che creava problemi. L'industria si è attrezzata a cercare di fare dei vaccini inattivati, vaccini innocui, che sono molto più complicati da produrre, molto più costosi e richiedono molto più tempo per la preparazione. Allora questo che cosa comporta? Comporta che l'industria che produce dei vaccini, che in qualche modo deve condizionare quella che è poi l'azione che i servizi veterinari devono fare, è quella che alla fine della fiera detiene le regole del gioco. Allora, per esempio, vi dico una chicca degli ultimi giorni. In Puglia si sta avendo l'impressione che circoli il sierotipo 4. La movimentazione dei bovini dalla Puglia verso altre regioni non può essere fatta se non c'è la vaccinazione con il sierotipo 4. Ma l'assurdo qual è? Che il sierotipo 4, il vaccino per il sierotipo 4, è licenziato solo per le pecore, non è validato per i bovini. Allora questo mette nelle condizioni di non poter fare la vaccinazione nei bovini. Ma questo è, adesso tutti sono arrabbiati con i servizi veterinari per questo, ma non c'entra nulla i servizi veterinari, non c'entra niente il Ministero della Salute, è l'azienda che produce il vaccino che deve certificare che il vaccino sierotipo 4 funziona anche sui bovini, probabilmente funzionerà, ma c'è bisogno di una certificazione ufficiale, di un'assunzione di responsabilità. Quindi, e chiudo veramente perché sennò si fa tardi, qual è il messaggio che voglio dare? Ci vuole pazienza con la Blue Tongue, ci sono tanti problemi, tanti, e più delle volte non si riescono ad affrontare con la tempistica, con gli interventi necessari per poterlo fare, perché è la malattia complicata, è la malattia estremamente difficile da affrontare. Perché in campo umano nessuno protesta perché ancora non è pronto un vaccino per l'HIV, per esempio, per l'AIDS? È un virus complicato. Ancora oggi, dopo tanti investimenti, gli investimenti sulla ricerca per la Blue Tongue fanno ridere rispetto a quelli che sono stati fatti sul virus dell'AIDS, però ancora non abbiamo un vaccino. Si va avanti con strategie diverse. Con la Blue Tongue è la stessa cosa. Dobbiamo fronteggiare, ve lo ripeto, 26-27 secondo qualcuno, sierotipi di virus, uno diverso dall'altro e non simili tra loro, per cui c'è bisogno di avere un vaccino per ogni virus. Quindi vi rendete conto che la problematica è veramente difficile, e io voglio elogiare pubblicamente sia il Ministero della Salute, non per piaggeria, e i servizi veterinari per quello che stanno facendo per contrastare questa malattia. Grazie. E prima di avviarci alle conclusioni, io chiederei se c'è qualcuno che vuole intervenire. Vedo le organizzazioni professionali, l'Associazione Regionale Allevatori, vedo che già si è prenotato Marcello Diciomo, penso in rappresentanza di Confagricoltura. Prego. Volevo ricordare inoltre, il direttore del consorzio del Pecorino ci ricordava che quest'anno la Sagra ha il patrocinio di Expo 2015, un riconoscimento importante, segno della bontà del prodotto. Buonasera, saluto il tavolo della presidenza, trovo vecchi amici e nuovi amici, esperienze passate fatte insieme, e mi auguro prospettive future da condividere con risultati eccellenti. Rivolgo saluto ai colleghi dell'organizzazione professionale, alle autorità presenti in sala, ai medici veterinari, ai rappresentanti delle diverse delle organizzazioni allevatoriali, agli allevatori. Agli allevatori soprattutto rivolgo, come doveroso da parte dell'organizzazione professionale, le mie attenzioni e qualche riflessione che voglio condividere con voi. Ho colto questa sera qui da parte di tutti coloro che sono intervenuti una voglia di riscatto, una voglia di cambiamento, una
voglia di cambiare non solo la nostra realtà ma anche il nostro paese e di porci anche in termini più competitivi nei confronti della comunità europea, perché poi all'interno della comunità noi siamo tutti europeisti, o buona parte di noi, però l'europeismo è un qualche cosa che deve essere vissuto con mutualità da parte di tutti, deve essere un'esperienza condivisa, deve essere un passaggio attraverso il quale non c'è una parte che diventa più forte a costo dei sacrifici degli altri. E qui voglio passare a parlare di tutto. È chiaro che in un sistema globalizzato si globalizza tutto, anche qualche cosa di negativo, si globalizzano le malattie, l'aumento dei traffici commerciali espone a maggiore rischio di trasferimento di malattie, sia nell'uomo che nelle specie animali. Però vanno operati dei distinguo, a mio modo di vedere. Non possiamo equiparare il rischio zoonotico a un rischio di una malattia che interessa soltanto gli animali. Perché laddove a rischio è la salute dell'uomo, il principio di precauzione, la necessità di eradicare o comunque di evitare la diffusione è un problema primario. Laddove invece la questione interessa solo gli animali, la questione è, a mio avviso, una questione soprattutto di carattere economico. E allora, siccome ritengo che gli uomini di buona volontà, e qui mi pare che ce ne siano molti, non si arrendono rispetto alle tavole di Mosè, non si fermano rispetto a quello che l'OIE ha scritto, perché mi consentano i colleghi veterinari e le autorità presenti in testa, il sottosegretario di Stato al Ministero della Salute con delega specifica dei servizi veterinari, mi consenta il direttore generale della sanità animale. Qui stiamo parlando di una malattia che non interessa l'uomo. Stiamo parlando di una malattia che interessa soltanto gli animali, per cui la questione va valutata in termini economici, non in termini diversi. Allora vogliamo contabilizzare quale disastro economico da 15 anni ha prodotto questa malattia, non per tutta l'Europa, solo per una parte dell'Europa, per gli allevatori dell'Italia centro-meridionale, che stanno rendendo al resto dell'Europa un servizio di presidio, ma che nessuno gli ha riconosciuto e gli ha compensato. Questo ha prodotto dei danni incalcolabili alle filiere socio-economiche dell'Italia meridionale. Allora, se dobbiamo traslare la questione ad altri aspetti che pure di questi tempi hanno interessato la Comunione Europea, io devo far riferimento all'approccio che il Nord Europa ha sempre avuto nei confronti delle problematiche dei paesi europei mediterranei. E mi riferisco alla gestione del problema economico-finanziario, vedi la crisi greca, mi riferisco al problema dell'immigrazione, mi riferisco ad altre problematiche delle quali l'Europa settentrionale troppo facilmente vuole scaricare responsabilità, costi sulla parte meridionale della comunità, creando un divario sempre meno colmabile per quanto riguarda la possibilità di competere alle economie di tutto il sistema europeo. Allora oggi, dopo 15 anni, noi non possiamo continuare a gestire la problematica Pluton perché l'OIE, le tavole di Mosè, dicono che è una malattia esotica. È esotico quello che non è presente in maniera endemica. Quello che da 15 anni è qui è endemico, non è più esotico. Quindi bisogna cambiare passo e cambiare l'approccio laddove si deve cambiare l'approccio. Secondo punto. Gli agricoltori e gli allevatori fanno un lavoro, sono degli imprenditori, ai quali se si dice, proviamo a fare un esempio, noi possiamo dire perché si individua un rischio nella metalmeccanica al ottimo dottor Marchionne, tu puoi continuare a produrre le automobili, però le tieni ferme sul piazzale di San Nicola perché le tue automobili non possono andare sul mercato europeo? Possiamo pensare a un'ipotesi di questo tipo, agli allevatori centro-meridionali italiani questo è stato imposto da 15 anni, noi siamo embargati da 15 anni, 50 anni di selezione sono andati a finire nel niente, con
un danno patrimoniale incalcolabile. Le filiere economiche sono state spezzate, oggi ci sono, tuttora ci sono differenze di listini dei valori delle mercuriali tra il bestiame prodotto al sud dell'Italia e il bestiame commercializzato nelle altre zone d'Europa, e questo riguarda, alla fine cambia i bilanci delle attività delle imprese. Ancora oggi i nostri vitelli non possono andare da nessuna parte, perché con la storia, con la danza del moscerino, che ogni mese, ogni due mesi ci cambia la mappa della movimentazione degli animali, i nostri vitelli, noi ormai stiamo attuando il progetto Erode, carissimo dottor Borrelli, significa che noi siamo costretti a macellare i vitelli neonati, perché non li prende più nessuno, e se li prende sotto costo, perché poi, voi mi insegnate, la speculazione è feroce, allorquando la normativa rende più debole una parte, chi sta dall'altra parte specula. Allora, una preghiera, io do atto degli sforzi fatti, prendo atto del fatto che si è cercato di agevolare la movimentazione, però questa è una farsa che non può continuare. Sono 15 anni, non è un anno. Se non si è raggiunto il risultato, vuol dire che l'approccio è scorretto e va cambiato. Ci sono altre economie agricole importanti nel mondo, e mi riferisco non a quelle di paesi del terzo o del quarto mondo dove le questioni sanitarie non vengono affrontate, mi riferisco agli Stati Uniti d'America, dove, ottimo paese di cuore, dove pure l'approccio a questo problema è ben diverso. Io non sono un tecnico e non faccio le proposte, soprattutto non voglio farle qui, però l'approccio deve cambiare, perché le soluzioni ci sono. Grazie. Grazie. Nel frattempo si era prenotato il presidente dell'associazione allevatori, Palmino Ferramosca, però vi chiedo veramente, considerando la lungaggine del seminario, di essere un po' più brevi, così veramente ci avviamo alle conclusioni anche per visitare gli stand. Grazie. Io vi prometto sarà brevissimo. Ho preso la parola soprattutto per fare un saluto e un benvenuto al professor Borrelli, al tavolo della presidenza, ai veri interventi. Io credo che oggi mi sono trovato forse dall'altra parte come parte lesa, però ho visto che i nostri interessi, dagli interventi che si sono preceduti, sono stati sostenuti da parte del Vito Bochicchio e altri che hanno fatto interventi quasi quasi a nostro favore anziché opposto. Noi allevatori, il mondo allevatore, siamo collaborativi al massimo, stiamo dando tutta la disponibilità, abbiamo aderito ai vari piani vaccinali che si sono susseguiti negli anni, però è pur vero che qualche volta ci viene qualche dubbio, e il dubbio è dato dal fatto dall'intervento del professor diceva che è arrivato al Po e la Blue Tongue non va oltre, e mi viene qualche dubbio perché la Blue Tongue è riuscita a passare le isole, è riuscita a passare dalla Sardegna sul continente dove c'è il mare in mezzo, mentre poi è vero che è un fiume grande, però sicuramente un po' bloccato, che la Blue Tongue si espande nella restante parte d'Italia. Quindi probabilmente c'è qualcosa che sfugge al sistema sanitario, perché se è presente, no, io è un intervento che io, per la verità, professor, ci siamo incontrati prima, ho detto il mio parere, credo che dalle parole pure di chi mi ha preceduto, insomma, l'obiettivo degli allevatori è quello della massima collaborazione, ma è pur vero che poi ci deve essere un ritorno da parte per gli allevatori, in maniera tale che non traggono solamente danni per la propria attività, ma devono trarre poi dei vantaggi, perché se tutto questo lo facciamo per tutelare cosa? Punto primo. Secondo, qual è il grosso danno che la Blue Tongue sta facendo a livello economico nelle aziende agricole, visto che si tratta di malattia che colpisce solamente gli animali e non è una zoonosi, l'uomo non è colpito, quindi non dobbiamo preservare gli umani, ma dobbiamo vedere solo quello che fa nel mondo zootecnico. E quindi voglio dire, qual è poi tutto questo danno che sta creando? Io vi ringrazio ancora, mi fermo qua, probabilmente l'ho invitata a riintervenire, insomma, per far sì che, insomma, a queste domande non ci sia una risposta. Grazie.
C'è... Vorrei fare semplicemente una brevissima domanda al dottor Borrello. Ho sentito dire nella proposta che giace, avrà attuazione quando si sarà espresso il cantone, di una ipotesi che voi fate di vaccinazione sull'intero territorio nazionale. Io penso di doverla valutare positivamente, perché questo, se non capisco bene, renderebbe omogenea tutta l'area nazionale, quindi potremmo avere un'area di movimentazione più ampia. È così? Se questo è il vostro impegno, tanti auguri. Io ho qualche dubbio che ci riusciamo, ma sarebbe un'ottima strada da percorrere. Lo scopo è questo, di arrivare al evitare la circolazione di quei virus che attualmente sono presenti. Per cui in questo momento la vaccinazione verrà fatta secondo le aree geografiche per 1 e 4. E in tre anni, almeno questo ci dicono gli esperti, con una vaccinazione al 100% dovremmo avere l'eliminazione del... Quindi facciamo un'ipotesi. Abbiamo il vaccino a disposizione. Tutti si impegnano a realizzarlo, si fa nei tempi giusti, l'Italia diventa un'unica area omogenea, è così? Ma infatti è questa l'ordinanza ministeriale che uscirà, è proprio tendente ad armonizzare i comportamenti, e così rispondo indirettamente anche a chi è che è intervenuto, perché gli allevatori del nord non accettano volentieri dei capi che vengono dal sud, con il rischio di diffusione della malattia, perché è una malattia che ha un carattere economico. Quindi non parliamo soltanto dell'Europa, ma parliamo anche di altre regioni italiane. Quindi armonizzare i comportamenti dovrà significare armonizzare le aree, omogeneizzare le aree di movimentazione. Buon lavoro. Io chiederei adesso al sottosegretario al Ministero della Salute Vito De Filippo di concludere i lavori di questo seminario, grazie. Prometto veramente brevità, facendo due o tre brevi riflessioni, ovviamente facendo i complimenti al sindaco per l'impostazione di questa sagra, proprio per la natura, diciamo, della complessità del sentiero che ha voluto tracciare anche con questo seminario. Io ero un po' perplesso, come sa bene il dottor Bocchicchio Vito, ma vi spiegherò per quale ragione ero un po' perplesso, però mi rendo conto che è stato molto fruttuoso e anche molto utile. Saluto a tanti ospiti che sono in sala, c'è il Presidente del Consiglio regionale, non so se avrebbe voluto fare una corazza, comunque... due riflessioni veloci. La prima, insomma, mi pare di poter dire che l'intervento dell'assessore all'agricoltura era molto condivisibile, nel senso che riecheggiavano in quella sua riflessione discussioni e anche elementi di un dibattito non solo di tipo culturale, ma anche di tipo culturale, che dentro, diciamo, la strategia del settore primario dovrà essere ancora di più rafforzato, implementato in termini di prospettiva, anche in termini di strategia, perché io ricordo, essendone stato anche compilatore responsabile in quella fase, tutto il dibattito che c'è stato sui PIF, su questo strumento che non era un'opzione, diciamo, politica della regione Basilicata, ma era e doveva essere sostanzialmente la traiettoria sulla quale indirizzare i comparti agricoli della nostra regione. Mi rendo conto che tutta quella discussione nel corso di questi anni non ha fruttato ancora i risultati che quelle strategie e quei programmi in qualche modo avevano impostato, nel senso che mi rendo conto che, almeno dalle parole che diceva l'assessore, il consuntivo dei PIF è un consuntivo non totalmente appagante, mettiamolo così. E quindi il lavoro che
deve fare questo comparto, il settore lattiero caseario, soprattutto questo areale importante, complesso, che il sindaco ci ha indicato anche nell'invito che ha fatto agli amministratori di questo territorio, io lo vedo come, diciamo, un lavoro molto complesso, molto difficile, perché mettere insieme i tasselli di una filiera in questo settore, nel settore più complessivo del latte, io non voglio farla molto lunga, diciamo, c'è un decrescente anche consumo di questo prodotto anche nel nostro paese, anche nel nostro continente, quindi bisogna fare i conti con una ribalta di numeri in termini economici assolutamente molto complicati, quindi c'è da tessere una tela molto difficile, perché nonostante siamo alla 43esima edizione, mi rendo conto che questo areale non ha ancora quel composto lavoro di produttori, trasformatori, di chi dovrà commercializzare potenzialmente con un'attività e una organizzazione di produttori e una organizzazione di strategie che sia all'altezza di mercati che sono con due direzioni, sia sul versante del commercio extraregionale o extranazionale, sia come vettore. Questi prodotti è ben evidente che sono veicoli, diciamo, anche potenziali per altri settori come quello turistico, perché le vie, diciamo, dei prodotti agricoli indicano geografie molto importanti anche nel settore turistico, e quindi dove le produzioni si installano in maniera solida, si vengono incorporate, diciamo, in maniera solida anche sull'attività di un territorio, quei prodotti nella sostanza producono non soltanto un effetto commerciale, c'è una potenzialità espansiva, diciamo, del settore agricolo nella sua multifunzionalità importante e anche nella sua strategia rurale. A me piaceva molto fare, diciamo, delle metafore, diciamo, l'agricoltore lucano è un uomo ruralis, nel senso che ha una composta attività di possibilità che sono quelle di tipo commerciale, quelle di tipo produttivo, quelle di tipo promozionale in termini di territorio. Quando questa spinta funziona, i prodotti sono nella sostanza, i formaggi, l'olio, il vino sono prodotti che possono dare anche un contributo rilevante anche sul versante della produzione turistica. Riecheggiavano discussioni che sono sostanzialmente abbastanza, diciamo, datate. Io ti consiglio molta lena, molta forza, molta strategia, molta anche iniziativa, molta attività, e vedo che c'è una volontà dell'amministrazione regionale nella presentazione che ha fatto l'assessore e nelle cose che sento discutono gli amministratori regionali. C'è una volontà importante con l'avvio del nuovo piano di sviluppo rurale. Io sono veramente molto interessato a seguire che questa, diciamo, decisione, che è una decisione molto antica, quella della costruzione delle filiere, sommessamente fu un capitolo importante della seconda conferenza dell'agricoltura del 1998, sono passati moltissimi anni, centrammo tutto lì. Io ricordo questo lavoro sull'attività di filiera, che è un'attività che, per essere, diciamo, definita, c'è bisogno di una mutazione straordinaria in termini culturali, perché è evidente che una storia agricola fondata sull'autosufficienza e non sull'impresa, nelle tradizioni soprattutto di molte regioni meridionali, il passaggio da questa tradizione, che è una tradizione importante in termini di valori, anche in termini di qualità e di capacità produttive, anche nel modo intelligente di stare in un campo, di stare in un allevamento, questo cambiamento, cioè, lo pretende ancora molto. Io credo che il segno della non totale modernizzazione, diciamolo così, dell'agricoltura nel nostro territorio regionale è indicato soprattutto da questa valutazione che si fa su alcuni prodotti DOP, su alcuni prodotti DOC. C'è stato un solo campo nel quale, per ragioni che sarebbe molto interessante valutare, uno dei comparti ha fatto sicuramente un salto più avanti, che è quello vitivinicolo, e il comparto, diciamo, agricolo in Basilicata rispetto all'olio, rispetto ai formaggi e rispetto anche ad altre produzioni che sono rimaste molto più indietro, quello è un
diciamo, la strutturazione, l'organizzazione di filiera, il cambiamento culturale, l'immissione anche di visioni diverse in quel settore ha manifestato sostanzialmente un cambiamento sicuramente più veloce, più importante rispetto. Quindi in questo senso ha ragione Braia quando dice che, insomma, c'è un'esaltazione di sacri, diciamo, ovviamente ci sono pure notizie che il sacrificio, diciamo, non il sacrificio, il sacrificio, abbiamo notato che è anche una delle strategie della regione, io faccio soltanto una battuta perché nel senso che è stato molto, ho seguito pure forse qualche tweet un po' più critico, non so se l'ha fatto proprio come al solito con intelligenza il presidente La Corazza, ma se è vero che, diciamo, la sagra non è il luogo conclusivo ma è un luogo consultivo, è un luogo elaborativo di strategia, in questo senso mi permetto di dire sommessamente del secondo pensiero che dico, che al di là del sacrificio, ripeto questa battuta, quest'anno il sindaco di Figliano e l'assessore Colucci hanno voluto con coraggio, come sa bene intelligente come al solito nel piglio e negli argomenti Marcello Di Cioma, hanno deciso con coraggio di mettere a punto un programma che, diciamo, è antisagra, mi consentirete, nel senso che se in un programma sulla sagra del pecorino di Figliano, che ha un racconto nonostante gli intraprendenti anche movimentismi che Zucale, che io conosco da tempo e so anche quante cose interessanti ha proposto, al di là, diciamo, di alcune sue eterodosse, diciamo, proposizioni come quella che ha fatto questa sera, ho visto che, diciamo, l'assessore non si ricordava il cognome, gli ho detto a Brai quando si è seduto, fra qualche settimana Zucale non te lo scordi più, perché ti ho fatto l'assessore all'agricoltura, Zucale non se lo può scordare, non so che fine ha fatto Don Luigi, ma insomma è una persona che ha la sua passione e anche la sua determinazione. Il programma antisagra, mi consentirete, che è stato deciso, io ero molto cauto, quando il capo del Dipartimento di Prevenzione, il dottor Vito Bocchicchio, il direttore generale di questa azienda, il dottor Gianni Bocchicchio, mi hanno chiesto di coinvolgere il Ministero della Salute, il dottor Borrello, io che ho una memoria anche storica, so qual è, anche se in Basilicata, devo dire, questo è un grande segno, Silvio, un grande segno positivo rispetto ad altre regioni, perché la collaborazione generalmente, ovviamente ci sono state difficoltà, ci sono stati anche momenti critici, ma la collaborazione tra i servizi veterinari pubblici, le associazioni allevatori e il mondo agricolo è stata quasi sempre positivo. E io ricordo, spero di non ricordare male, Vito, che nel 2001 la grande campagna di vaccinazione che è stata avviata, che è stata, diciamo, è uno dei segni, diciamo, di grande positività di questa regione. Io e il dottor Borrello stiamo gestendo, vi vorrei raccontare ma non lo faccio, una pratica che è quella sulle malattie animali della Sardegna, dove c'è una conflittualità, c'è una reazione, un'insorgenza, un ribellismo che arriva, diciamo, anche a metodi spicci, anche a metodi che sono certe volte pericolosi, proprio perché lì c'è il rifiuto rispetto ad una storia, che è quella sulla peste suina, che è una storia, diciamo, che è complicatissima, che è una storia che è centrata sull'identità di questa quella regione. Perché come da noi il formaggio, lì il porcetto, diciamo, è la vita e la storia del sardo allevatore, diciamo, sostanzialmente. Bene, diciamo, in Basilicata nel 2001 quella iniziativa nacque paradossalmente nella stanza dell'assessore alla sanità, non dell'assessore, che in collaborazione, ricordo bene, dove facemmo un lavoro perché all'inizio, ricordo anche le associazioni degli allevatori, anche gli organizzatori della rappresentanza agricola, diciamo, rispetto ad un tasso di mortalità che poi è andato via via riducendosi, all'inizio c'erano grandi preoccupazioni, c'erano anche dati diversi, oggi ci sono dati molto più incoraggianti, è sicuramente un problema economico in termini di movimentazione, come diceva Marcello, diciamo, ma all'inizio, diciamo, la Bretonque era
anche il tema della vaccinazione, c'era una reazione perché sostanzialmente si pensava che quell'attività sanitaria poteva produrre effetti straordinariamente negativi in termini di mortalità, e noi siamo riusciti a superare culturalmente questo grande problema e siamo una delle poche regioni del Mezzogiorno, anche in Campania alcuni fenomeni che riguardano sostanzialmente malattie, soprattutto negli allevamenti suini, la provincia di Benevento, eccetera, come è ben noto, che hanno poi quella taglia, il problema vero, diciamo, sostanzialmente ancora una volta la filiera, perché la taglia di piccoli allevamenti, purtroppo, caro Marcello, che è la storia di un'autosufficienza produttiva, di storie diciamo anche aziendali che sono tutte quante molto appassionanti, la taglia del piccolo allevamento, la presenza di 98.000 o 100.000 capi circa ovicaprini che ci sono in questa regione per, suddivisi per circa 3.000 aziende, vi rendete conto che diciamo, l'ARA, che è l'associazione regionale degli allevatori, ha potuto costruire. Quindi, ritornando, diciamo, noi abbiamo fatto un grande passo in avanti in quel tempo, ed è vero che non è stato semplice all'inizio. Io ero contrario al programma perché, sapendo le domande alle quali noi dobbiamo, diciamo, rispondere come Ministero della Salute, vi assicuro che, a parte anche su indicazione, anche su volontà dello stesso Ministro Lorenzin, c'è un'ampia delega, un'ampia libertà anche di proporre cose, però... Diciamo la verità, se vogliamo essere, c'è un problema nazionale e c'è un problema europeo con il quale dobbiamo fare i conti. Io non voglio fare panegirici a nessun governo, meno che mai a quello del quale faccio parte, ma sicuramente in questo momento il rapporto con l'Europa dell'Italia non è un rapporto sottomesso, mi pare di poter dire che è un rapporto abbastanza incalzante, abbastanza deciso nella determinazione. Il tema della sicurezza alimentare è un tema straordinariamente complicato in questo continente, è complicato per gli agricoltori italiani, faceva l'esempio Marcello, diciamo, dei bovini americani, ma i bovini americani non si possono commercializzare in Europa, come è noto, sapete, no? Proprio perché lì ci sono parametri che non sono condivisi. Noi abbiamo fatto con Borrello un dibattito di altissimo interesse qualche mese fa a Venezia con tutte le autorità della sicurezza alimentare di tutti i paesi europei, coordinati dal Ministero della Salute e per mia fortuna presieduto dal sottoscritto quel seminario. Noi siamo un paese che ha anche una facilitazione, perché non ha affidato questo compito della... In altri paesi c'è un dibattito tra governo e autorità sulla sicurezza alimentare assolutamente rilevante. L'Italia ha deciso fino ad oggi di mantenere questa competenza in capo al Ministero della Salute, che ha una volontà. Noi ci siamo trovati certe volte ad essere più avanti anche rispetto a alcune iniziative che venivano da altri settori, soprattutto anche dalle rappresentanze anche istituzionali del settore dell'agricoltura. Quindi io non ero molto d'accordo, perché sapendo qual era la domanda, e soprattutto la domanda rilevante è quella, diciamo, che questa malattia esotica, questa parola esotica, diventa una malattia. Se diventa, diciamo, come faceva le battute anche l'amico in quarta fila, se diventa endemica, cioè se diventa un patrimonio, diciamo, sanitario negativo del nostro paese, non perché è fluttuante rispetto a fenomeni esogeni, diciamo, quando uno prende coscienza, diciamo, di questa dimensione, è evidente che tutto ciò che c'è in termini di vincoli, di confini geografici, di areali, di mappature e di zonizzazione, come vi sono state indicate, sarebbe tutto più facile, tutto più fluido. Allora, qui abbiamo, io prima ho più volte annunciato che non ero molto d'accordo, perché mi sarebbe piaciuto, avendo inaugurato il sindaco di Figliano, bisogna dare atto al coraggioso sindaco e al coraggioso assessore che ha dato i saluti all'inizio, avendo inaugurato una sagra antisagra, nel senso, invece di fare solite cose, la degustazione, ci mangiamo un po' di pecorino e ce ne andiamo a casa, mettiamo i piedi nel piatto, nel più difficile, nel più complicato, nel più antico problema di malattie e di strategia sanitaria veterinaria della base di carne. E quindi dico, capisco, diciamo, allora, questo tipo di mutazione è un tipo di mutazione
vi assicuro, molto complicato. È molto complicato non soltanto per una volontà, allora l'ordinanza sulla quale stiamo lavorando, che vi è stata descritta soltanto, io spero che la potremo commentare meglio quando avremo finito, ma è molto complicato, non c'è Donato della CIA presente, ma ci sono altri rappresentanti della CIA. Noi abbiamo, uno dei primi problemi che abbiamo quando dobbiamo discutere e decidere questo, caro Marcello, è proprio dentro le rappresentanze anche delle organizzazioni agricole. Vi faccio un esempio. Avevamo portato a conclusione, con l'accordo anche delle associazioni e della federazione dell'associazione degli allevatori nazionale, avevamo portato a conclusione un meccanismo che è quello sul veterinario aziendale, che sarebbe, diciamo, in termini di strategie di sicurezza alimentare, un cambiamento epocale nel nostro paese, cioè l'azienda si sceglie un proprio veterinario, lo può scegliere nel settore libero professionale, lo può scegliere utilizzando l'associazione provinciale o le associazioni allevatori. Questa responsabilità sanitaria unica, permanente, definitiva, codificata, potrebbe cambiare, diciamo, l'opinione anche di alcuni paesi che sono, io non voglio andare troppo lontano, diciamo, nella nostra discussione, ma potrebbe cambiare anche l'opinione e il pregiudizio di alcuni paesi, della Germania, della Francia, di alcuni paesi che sono, diciamo, particolarmente reattivi su questo tema della sicurezza alimentare. Bene, noi abbiamo fatto un lavoro, il decreto era pronto, c'è stata, diciamo, una evidente, diciamo, come dire, ancora intercessione negativa, un freno proprio da parte delle organizzazioni agricole. Il giorno in cui il Ministero della Salute, se non istruisce in un altro modo, che è quello che vi ha indicato il dottor Borrello, il meccanismo sulla Bretong, la prima reazione sul cambiamento di aggettivo tra endemica e esotica non sarà nei servizi veterinari pubblici del nostro paese, ma sarà esattamente, come avete sapete, diciamo, la più grande ribalta negativa in termini di rotture sostanzialmente nel mondo agricolo c'è stata proprio sul tema del latte, diciamo, no? La storia è abbastanza tra nord e sud, se c'è una storia, diciamo, geografica negativa nell'agricoltura del nostro paese è esattamente proprio nel comparto lattiero caseario. Quindi dobbiamo avviare il meccanismo con procedure diverse. E io penso che anche il lavoro di questa sera e qualche riunione preliminare che è stata fatta con il direttore Borrello, che ovviamente non descriviamo nel dettaglio perché non c'è da fare, diciamo, questo lavoro, noi torniamo a Roma e io sono molto interessato a dare un contributo innovativo soprattutto sul numero di ore. Dobbiamo capire se, diciamo, questo tema della movimentazione in vita o per la macellazione può essere corretto ulteriormente per favore. Processi commerciali un poco più semplici e anche un poco più fluidi. E io vi assicuro che su questo lavoro noi dobbiamo fare un passo in avanti rispetto al passato e lo faremo. Non vi diciamo stasera, e ve l'ho detto anche per quale ragione, ma cioè cambiare endemica in esotica, troveremo, diciamo, una conflittualità memorabile, soprattutto nelle grandi sigle agricole. Sono convinto, lo prevedo, perché questo è il secondo ultimo pensiero, che è molto più breve, è quello sui controlli. A me fa molto piacere quest'area, diciamo, anche di questo motore, anche Piero è arrivato un po' in ritardo, ma lui, essendo un giovane amministratore regionale, è uno dei motori del cambiamento. Abbiamo sentito echeggiare che ci vuole una grande mobilitazione anche in termini di cambiamento della pubblica amministrazione. Sono tutte cose, ho visto che il dottor Gianni Bocchicci, del quale sono amico da molti anni, si è immediatamente anche sintonizzato a questo clima ed è uno dei primi direttori generali che annuncia in pubblico che i servizi veterinari devono essere non coercitivi, non ostativi, non oppositivi, ma devono essere ancora di più collaborativi. È un annuncio che tu vedrai, non è una cosa molto semplice, perché purtroppo, diciamo, ci sono codifiche, ci sono parametri comunitari, ci sono elementi di normativa e di sicurezza. Diciamo la verità, diciamo, la circolazione, la forza dei prodotti agricoli nel nostro paese, se non è, come dire, vissuta con una grande valutazione anche in termini di sicurezza alimentare, lo sfondamento ulteriore in termini commerciali del nostro paese non lo facciamo facilmente. Io ho avuto la fortuna di partecipare, non so se c'era qualche allevatore, in rappresentanza del governo alla 70ª
annualità di presentazione del rapporto annuale di Assolatte, e io ho notato che c'è proprio nel vostro settore uno straordinario moto positivo, soprattutto le aziende più innovative, le aziende più importanti, quelle meglio organizzate, sono interessate a ridurre questi scarti, diciamo, di disorganizzazione e anche di disapplicazione che noi ancora conosciamo nel settore zootecnico, non solo dalla Basilicata, devo dire, ma se si va in giro per il sud si notano cose ancora più negative rispetto alle nostre. Bene, se c'è un'applicazione, la voglio dire anche a Aurelio Pace, se c'è un'applicazione sulla quale domani mattina, al di là di questa mobilitazione molto interessante in termini di cambiamento, è molto bello quello che ho sentito questa sera, non facciamo più la lobby dei professionisti che progettano per attivare iniziative in termini di finanziamento nel piano di sviluppo rurale della regione Basilicata. Mettiamoci, diciamo, di fronte a queste nuove opportunità con grande serietà. Io sono veramente contento. Speriamo che la politica, a partire da chi ha responsabilità, non si incarichi di organizzare esattamente queste lobby di professionisti, come, diciamo, certe volte è capitato. Certe volte è capitato alle organizzazioni professionali agricole, che lo fanno anche per titolo istituzionale, ma molte volte, devo dire la verità, è capitato pure ai responsabili politici di organizzare. Se c'è un campo, è passato un po' sotto silenzio, nel quale campo si può domani mattina evitare il disordine, il fastidio, l'impiccio burocratico per le aziende agricole, è quello dei controlli. Dove si sta facendo, potrei farvi degli esempi, una organizzazione non di ingegnosa operatività rispetto alla creatività degli amministratori, ma di applicazione della legge dello Stato, perché negli ultimi anni, da ultimo nel 2014, ci sono normative che sono a tutela del produttore e dell'agricoltore, e quindi la ridondanza, la replica del controllo non è consentita, è vietata dalla norma. Mi sarebbe molto piaciuto. Allora, qual è il campo nel quale non rompere troppo le scatole agli agricoltori? È quello che vi è stato già comunicato. Mettere insieme in alcuni territori dove il potere, diciamo, della rappresentanza politica regionale era più indebolito, hanno preso l'iniziativa le prefetture, mettendo intorno a un tavolo forestale, carabinieri, forze dell'ordine, servizi veterinari, e codificando esattamente quello che vi ha detto Vito Bocchic, codificando metodiche di controllo che sono esattamente, diciamo, possibili e che non pretendono le repliche. Allora, sarebbe molto bello che dopo questa sagra, il messaggio che esce questa sera da questo incontro è il seguente, tre pensieri. Il primo, l'amministrazione di Figliano, insieme ovviamente al sostegno della regione, si mette a capo per rilanciare un'operazione di filiere, di produzione di un prodotto che è stato in questi anni molto molto al di sotto delle sue potenzialità, e che quando trova un'occasione importante in termini di produzione, di organizzazione, fa fare un salto rilevante, come è successo in quest'area per il vino. Perché non c'è dubbio che quando decidemmo qualche anno fa di dare 400 nuovi ettari di vigneti alle cooperative, facciamo fare, li affidammo non ai singoli produttori, alle cooperative, proprio perché dovevamo sedimentare nella testa degli agricoltori la organizzazione di filiera, quella ha fatto un salto sicuramente importante. Allora, il sindaco si mette alla testa e dice, invece di fare soltanto la sagra, chiede agli amministratori, io sarei anche, diciamo, ritorno a fare un mestiere che non deve mai tornare nel passato, perché sarebbe, purtroppo gli areali sia del pecorino di Figliano sia del pecorino di Moliterno sono secondo me eccessivi, questo mi permetterete di dirlo, non mi voglio mai mischiare le cose regionali perché faccio proprio la figura dell'ex, non la voglio fare la figura, sono un po' eccessivi quegli areali, sono troppo vasti, diciamo, certe volte. Il pecorino di Moliterno sono addirittura, mi pare, più di 60 comuni, diciamo. Ovviamente, diciamo, le tradizioni che sono alla base di questi prodotti sono anche, diciamo, frutto di sedimentazioni locali, di storie locali, che trovano anche quella passione proprio perché c'è quella storia. Quindi
Il sindaco di Finiano rilancia questa operazione. Il Ministero della Salute, convocato, mi consentirà il dottor Borrelli, più per me che per lui, lui è un altissimo dirigente del Ministero da lunga data, noi siamo transeunte, passiamo, loro restano, ma è stato convocato per chiedere in una regione virtuosa in termini di applicazione di tutte le normative che riguardano la bletocca negli ultimi anni, ma virtuosa anche sotto altri aspetti, nella gestione di tantissime zoonosi in questi anni, che ha fatto e vuole fare molto anche su questo tema, di riprendere in mano e di consentire agli allevatori di questo territorio, ma complessivamente del nostro paese, di avere posteriori in termini di commercio, in termini di movimentazione, portando fino all'estremo la disapplicazione, diciamo, di alcune rigidità fin dove è possibile nel contesto purtroppo delle relazioni, anche dei conflitti che ci possono essere a livello nazionale, che noi dobbiamo poter sapere governare in maniera intelligente. Ed è il secondo compito della SAC. Il terzo compito che io mi sentirei di affidare ai poteri più regionali: mettete mano domani mattina e scoprirete che questo tema dei controlli, dopo 10 riunioni che si può fare a un tavolo congiunto di tutti i soggetti che sono deputati per responsabilità diverse a controllare gli allevatori, voi vi rendete conto che ci possono essere dei momenti nei quali noi possiamo codificare un'attività nella quale i controlli si fanno in questa parte dell'anno con queste tecniche, con questi metodi e con queste procedure, senza repliche, evitando fastidi. Quelli sono, guardate, sono fastidi straordinari in termini burocratici, in termini di carte, certe volte i controlli. Quindi è uno degli elementi della riforma della pubblica amministrazione, quello dei controlli. Se la diciamo così, io penso che questa sagra esce, diciamo, con autorevolezza dal sacrificio della storia che rappresenta, ed entra invece in una best practice che è stata questa sera indicata. Io la mia particina nei prossimi giorni, nelle prossime settimane proverò a farla, spero che tutti gli altri la facciano dalla passione che ho sentito. Non ho dubbi che ci sarà questa volontà. Grazie. Grazie al sottosegretario. Dunque, dopo il programma antisagra, adesso il sacrificio di assaggiare il pecorino, però il sindaco voleva farvi un appello. Sì, grazie Iranna. Io un giusto telegrafico per salutare e ringraziare, oltre che ancora una volta i relatori per l'importante contributo che hanno apportato a questa discussione, e vedendo l'ora che si è fatta, i vari interventi che ci sono stati, penso che siamo riusciti nell'intento e nel messaggio che volevamo dare. Saluto ancora una volta gli ospiti che ci hanno tenuto compagnia per tutta la serata, a partire dal Presidente del Consiglio regionale Piero La Corazza, dal Consigliere regionale Aurelio Pace, nonché nostro concittadino, il Consigliere provinciale Vita, il Direttore del GAL Domenico Romaniello. Devo ringraziare anche tutti gli assessori e i consiglieri che si sono prodigati nell'organizzazione di questa sagra, i dipendenti comunali che comunque con il loro lavoro vanno anche oltre quello che è il loro orario di lavoro, e tutte le associazioni presenti sul Finiano che hanno dato, appunto, hanno contribuito, a partire anche dalle nostre figuranti qui. Quindi io vi invito ad recarvi nel corso, e precisamente davanti di fronte al mercato, l'ex mercato coperto, perché abbiamo appunto preparato degli assaggi. Vi auguro una buona serata qui a Finiano. Grazie ancora.